Buonasera ragazzi, eccoci qua, ci siamo, eccoci anche Matteo Bruco, che è già, già nella chat, che lui si diverte a fare queste cose nella chat, lui è l'omino della chat su Twitch che si diverte tantissimo, sta lì che ci sta aspettando Allora, intanto volevo ringraziare tutti per essere arrivati qua, così do il tempo anche alle altre persone di arrivare, che Matteo ha appena fatto una storia, c'è cioè un sacco di gente che piano piano sta arrivando e nel frattempo volevo ringraziarvi per la live di oggi pomeriggio, uscita completamente a caso, dove Daniele, uno dei moderatori, l'ha fatta da padrone. Ringrazio anche Daniele per esserci stato, che vi siete divertiti, è stata bella, abbiamo discusso tanto, è stata interessante. Quindi per stasera ringrazio pure, ovviamente, oltre che a Daniele, Lorenzo e Martina, che sta di là segregata, che sta facendo anche lei la moderatrice. Niente, stasera c'è Matteo e vi ricordo, vi dico, ragazzi, più che altro, che nonostante io ormai conosca Matteo da più o meno dieci anni, che siamo anziani, ci sono delle cose di Matteo che io ovviamente non so. Come questa cosa i film, io non ho idea di che film possa tirare fuori Matteo stasera, o almeno, non ne ho un'idea completa, perché di due sono sicuro degli altri. Capiamo. Adesso capiamo. Intanto facciamo entrare Matteo. Eccolo. Uh. Adesso, adesso, hai adesso hai l'audio, adesso hai facoltà di ma parola. Ma sentono assolutamente sì. Ciao Ammazza. Matteo. Ciao Giovanni, come va? Bene, che tu ormai sei un abitué praticamente in questo caso. Scurate, io sto qua tutti i giorni, praticamente. Cioè esatto. o, o nella chat o a chiacchierare di cose a bere un sacco. È tutto. È una festa. In un modo o in un altro siamo qua. Intanto, scusa Matteo, ringrazio Valen 1926 che si è appena iscritto con il Prime, grazie mille. E quindi, stavo dicendo Matteo, che ci sono. io ti conosco molto bene, tu mi conosci molto bene, ci conosciamo molto bene, però io questa cosa dei film in realtà da te non, non lo so. Cioè, è vero perché io sono il meno... A parte qui dicono in chat che avresti messo Matteo Bruco come nome, invece hai scelto... No, di no, fare... c'è scritto Matteo, Bru... Matteo Bruco, piccolo e poi Bruno. Ah. Eh, io non, non sto vedendo come, io so come Adriano scritto. Santucci, non vedo niente, leggo al massimo la chat. C'è scritto perché Matteo Bruno, ma piccolo Brugo perché qui così ti Lo sanno sentire come dice a chi Quindi c'è. Cioè. No, io sono sicuramente del nostro gruppo quello meno cinema, meno film, cioè mm. meno appassionato, ma più che altro più che appassionato, so quello che ne chiacchiera meno. Esatto perché è tutto molto... cioè mi capita di più di parlare di musica, per dire, perché magari esce un nuovo album, allora si inizia a parlare di oh Dio, hai sentito come è arrangiato strano, richiama un sacco quell'altro album, non lo so, è un tema che sento più mio come chiacchierata. I film non lo so perché, ne, li vedo ma non, non, non ne parlo più di tanto, però sicuramente ci sono, io ho un po' barato in questa lista, lo sai? Perché bravo? Messo... Eh, mo' vedi, mo' vedi. Va bene. Considera, tanto... il primo barare è già il punto 2. Ok. tanto te l'ho detto, come ti ho detto e come i ragazzi sanno, non è una classifica. Ah, il mio film preferito, no. Benedetta, l'altra volta, quando c'è stata pure lei, Benedetta, una delle prime a fare questa cosa di 10 film, ha infilato un film che odia. Beh, lo... ci sta. Eh, però gli è rimasto in qualche modo stampato nel cervello questo film perché l'insegnante che gliel'ha fatto vedere 300 trilioni di volte gliel'ha fatto odiare. Quindi lei è un film che si ricorda e che è rimasto nella sua vita proprio perché lo odia. E sono film che ti devono essere rimasti per qualsiasi motivo. Beh, io ho anche il film che mi ha fatto più male in questa, eh, certo. in questa lista. Ci devono essere film che animati... però. come prima cosa è sì. molto importante. Che sì? stappiamo ciò che stiamo assolutamente per bere? Sì, assolutamente sì. Io ragazzi. stasera volevo essere alcol free, ma alla fine, tanto non si può. Non si può. Guarda, aspetta. Vedi, so, apri meglio le bottiglie con ciò che non è fatto. Questo non lo so usare io. Ma io non credo che tu abbia mai aperto una bottiglia con un cavatappi. È tipo la prima volta che ho usato non... un bottiglia Mi ricordo Quindi per il. Quindi, in tutto ciò, alla ah, salute. Alla salute, Cin. Mi ricordo per il mio compleanno di qualche anno fa che hai aperto la bottiglia con un trapano. Mmm. È vero. O oh, comunque, mo io non voglio fare le marchette. Questa è tipo una delle poche birre rosse che mi piacciono. Io non so come fanno. Mosto sono Rosso. Bravi. Mosto Rosso, poi sto nome, capito? Mosto Rosso. Mosto Rosso, quindi una birra rossa. La birra rossa. Io non ne bevo di birre rosse. Ah. E questi invece sono eh, so bravi, ragazzi. Ci sono quelle buone, però. Quindi sperando che rimane una, ma non è detto, perché... Chissà, lo scopriremo. Raffaele Vittoria dice io bevo ace, succo di frutta. Scusa, perché per un attimo ho sentito male. Eh? Pensavo avessi detto io bevo acido. No, è sì, detto male. io bevo ace. <ride> fa male. Eh, ace, l'ace... È buono. Fa, secondo me fa male comunque l'ace, è meglio la birra. Poi, fra, fra l'altro, è cominciato ad arrivare un elenco di birre eh, alle 20. Poi c'è Fabio che dice alle 23 mi faccio un gin tonic, perché qua devi capire eh. che, come ben sai, visto che questo è stato volte, è il gruppo un po' degli alcolizzati. questo vabbè. Ah, è giusto, è giusto. No, no, ma vabbè. poi stiamo comunque, cioè, è la fine della quarantena, quindi stiamo, è, stiamo. è il momento di, di bere. E infatti, come in tutta è la quarantena. fine della quarantena. Adesso arriva la fase a cazzo di cane, lo sai che l'hanno ribattezzata, che un po la fase a cazzo di cane. Che paura, sì, eh, che paura, perché eh, non siamo proprio capaci. No, Sto leggendo i commenti, ma Matteo la chat la vede? Sì, sì. la vedo la chat, sono, sono qui che vi leggo. Vabbè, quindi sarà proprio a cazzo di eh. cane. Va bene, dai Matteo, cominciamo con questa Iniziamo. cosa. Allora, Iniziamo. il primo è in ordine cronologico, nel senso il primo effettivamente a livello di tempo è uh -huh. quello che ho visto per, prima de per primo della lista dai. E ed è il gigante di ferro. Il gigante di ferro, ok. Questo, ecco, vedi, questo era uno di quelli che sapevo. Eh beh, insomma, è la cosa che vedo quando entro a casa, questo poster enorme del gigante di ferro, quindi sì, ci sta. Cioè, Perché ma... il gigante di ferro rappresenta un momento della mia vita. Cioè, è uscito nel 99, uh -huh. e... ed è stato il primo film nella mia esistenza che io ho visto da grande. Cioè, nel okay. senso che non sono andato con mamma e papà, o con mamma e papà e l'amichetto, uh -huh. ma sono andato con... Eh, un ragazzo che praticamente era è, è il figlio di quella che è stata la mia babysitter per tutta l'infanzia okay. perché i miei hanno sempre lavorato con degli orari folli. Quindi, io, per un periodo della mia vita, per una, un pezzo dell'infanzia, ho avuto proprio una babysitter che era sempre la stessa. Mm -hmm. E questa babysitter aveva un figlio, okay. ha ah, un figlio, e questo figlio che ha tipo 15 anni più di me, quindi insomma era proprio tipo il mega fratellone grande. Esatto. Capito? che Un giorno fa, oh, te va, devi venire al cinema, andiamo io e te al cinema. Eh, per me era tipo, oh mamma, Dove che so. bomba! Eh. Eh, capito? E quindi era cioè, una cosa proprio da grande. E sono andata a vedere il gigante di ferro che invece per quanto mi riguarda rappresenta il crescere ma rimanere sempre bambini. Mm -hmm. Perché alla fine parla di, del sogno di tutti i bambini, secondo me, di questo enorme gigante di metallo, questo robot che però è amico del bambino, cioè la cosa più figa del pianeta Terra. E io non ci posso fare niente, ogni volta che lo rivedo risento la sensazione proprio da bambino: di ah, che bello, vorrei anch'io il robottone con cui giocare. Quindi è capito, c'è cioè, questa doppia anima. Il primo film da grande, ma il film che mi mantiene sempre bambino. Quindi è il primo che hai visto al cinema. Il primo che ho visto al cinema, da, però non da con il miei. Da solo, quindi da, diciamo questa, da solo, mettiamola così. Questa sì. sensazione. Ma te lo ricordi qual è il primo che hai visto al cinema? Eh. No. No. Ma forse qualcosa di... Disney, eh... probabilmente qualche cartone animato, qualche roba. Sì, del Sì, sicuro, genere. sicuro. Però, Però appunto no, no, è questo so. che ci interessa, cioè questo è quello più importante perché è quello che hai visto da solo, che hai visto da che poi eh, te sì, lo stai infatti, portando dietro per tutta la vita perché tu avevi pure il po'. Eh, esatto. Sul mio telefono, che adesso la mia webcam è molto professionale, c'è il gigante di ferro da sempre. Io da sempre sul telefono al gigante di ferro. Eh sì, è una cosa che ti porti dietro, ma mi ricordo anche uno sfondo del computer con il gigante di ferro, oltre che la stampa anche... che hai comprato, quella col gigante eh di sì. ferro. È proprio un punto, un click nella mia testa il gigante di ferro. Ti è mai capitato di rivederlo con qualcuno? Cioè, ecco il film un po' che utilizzi per farlo vedere, tipo una ragazza, qualcosa. Cioè... No, ne ho altri per quello <ride> scopo. <ride> ok. Ti credo che siano anche in lista. Eh, sì, sì, c'è cioè, cioè, voglia. C è, c è, no, certo. ehm, no, lo sai che effettivamente no. Perché cioè, io mi sa che il gigante di Ferro l'ho sempre visto o in contesto familiare, o da solo, o da so perché si usa io per esempio. Uno dei, 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 dei film che per me ha questo effetto è Nuovo Cinema Paradiso. E di solito è un film che vedo sempre in compagnia di qualcuno, soprattutto quando è l'inizio. No okay. perché poi fa un po' la parte del film, cioè, la lacrimuccia, la cosa eccetera, eh, sì, sì, però sì, sì, vuoi sì, far conoscere tutto. un po' di te e allora prendo nel mio caso appunto Nuovo Cinema Paradiso perché racconta la storia di un siciliano che va Beh, a vivere sì. a Roma per lavorare nel cinema, che fra l'altro Nuovo Cinema Paradiso si lega molto alla mia vita perché mio zio Michele, che tu credo abbia conosciuto, quello che ah. ti raccontavo che c'aveva il teatro... Ti ricordo. Ah, ok. Sì, eh, sì, 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 sì. Mio sì, zio sì. aveva non un cinema, ma un teatro. Che più o meno ha avuto la stessa storia. E anche quello, a una certa, è stato demolito per costruire dei palazzi. Oh, madonna! E, e mi ricordo la sera, forse infatti, questo non te l'avevo mai raccontata. Mi ricordo oh. il giorno in cui il, um, il teatro Mazzini o, non me lo ricordo. teatro Mazzini è stato distrutto, quel giorno c'era mio zio irriconoscibile perché era eh completamente una lacrima, Totalme to totalmente una lacrima perché appunto è stato distrutto per fare dei palazzi. Beh, questo è uno di quegli aneddoti per scopà comunque. Esatto. <ride> questa <ride> è proprio di quelle cose che esatto, racconti. Esatto, questa è quell'aneddoto verissimo <ride> che si racconta in determinate situazioni. Zio Rob beh. dice, no, dov'era questo teatro? Nel mio paese a Mister Bianco. C'era. Che poi Mr. Bianco è Mr. White, quindi Mister tu sei White. legato a Breaking Bad in un modo pazzesco. Esatto, esatto. e anche a Pla uh, Pulp Fiction, perché... No, alle Iene che lì c'era Mr. Brown, Mr. Pink, Mr. White cioè, tutto, Ammazza. E eh, vabbè, staccia. è il cinema che è dentro di te. Sempre, da sempre. Bene, primo film. In chat c'è gente che scrive: primo film è Già Piango. Cioè... Ma come? Ma eh, ho capito perché... Io... Allora, io ammetto, non ho mai visto il gigante di ferro. Sta, non l'ho mai sta. visto non mi è mai capitato sotto le mani e non l'ho mai visto tu avevi 19 anni quando è uscito esatto, il gigante di io avevo di 19 vero. anni e non, non era un periodo in eh, cui si andavano a vedere no no non era un periodo in cui si andavano a vedere i cartoni animati. non l'ho visto al cinema non mi è ricapitato di vederlo lo vedrò prima o poi nella vita ce l'ho segnato però secondo me su alcuni film cioè io adesso dirò una cosa che in chat probabilmente mi tireranno le scarpe io non ho mai visto i Goonies lo so eh, lo so che lo sai. Eh. Io, però, se adesso vedo i Gunis, mm. non è la stessa cosa. No. Cioè, alcuni, alcuni film, alcuni cartoni, alcuni pezzi della mm -hmm. nostra storia sono da vedere in un momento, mm -hmm. da vivere in un momento. E quindi ecco, vedi, guarda, guarda, sta arrivando. Ma lo come sapevo. Goonies? no, però, c'è Gaia che dice neanche io, Matteo. Poi ci sono: No, 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 no. Però è giusto, è, è normale. È, eh, è normale sta. che sia così. Però. Effettivamente alcuni film adesso questo poi è ovviamente molto soggettivo. Mm. Su alcuni film se li rivedo, rivedo oggi di quelli della mia infanzia, non mi fanno effetto. Mm -hmm. Cioè, ok, che ricordi? Ma finisce lì. Altri invece continuano a scavarmi l'anima. Certo. Tipo Mary Poppins per dire: Io Mary Poppins penso che lo potrò rivedere se ci arrivo fino a 90 anni. E io a 90 anni starò col groppo in gola a dire Ogni Oh volta. no, Mary Poppins va via. Cioè. Pazzesco Ma perché c'hai il ricordo di quando l'hai visto Però è, secondo me è proprio un, un qualcosa Dentro i film, come uh -huh. la musica, è la stessa storia sì. Cioè alcuni pezzi pop Ti piacciono oggi, li risenti tra un anno Non ti dicono niente, alcuni pezzi che ti rimangono Dentro li puoi sentire mille volte E, e continuano a darti qui. emozioni Assolutamente sì Spoiler Bene. Mary Poppins In... Va via, ragazzi <ride> Film della prima guerra mondiale Cioè se lo sapete quando si fanno queste chiacchierate ma non si può non fare ma ragazzi spoiler. ma Mary Poppins cioè, ma, no, vabbè, parlando, ma... ma neanche mio padre era nato quando hanno fatto Mary Poppins Paolo ovviamente cioè. sta giocando perché sì, si sì, sta lo so, giocando lo, so, lo, so, lo percepisco l'altra sera non mi ricordo in quale live vero perché ormai c'è un poco qua un poco là un poco sopra un poco sotto parlando di Breaking Bad ho detto quando poi Walter White muore tutti no spoiler ragazzi ah, porca beh. puttana è finito dieci anni fa Breaking Bad no, io cerco Comunque ho questa cosa dentro. Mm. A parte dire Mary Poppins. Se ne va, eh. cerco di non fare spoiler. Anche di un film degli anni 40. Sì. Perché comunque metti che non l'hai visto. Certo, cioè nel senso perché te lo devo rovinare. Che mi cambia a me. C'è Giuseppe che dice: Riguardo a un cinema Paradiso. Conosco benissimo Salvatore Cascio e Salvatore lo Cascio. Credo, comunque che abbia nel paese. accanto a mio, ma io vi dirò di più di Dici nuovo, di cinema più. Paradiso. Io ho conosciuto Elena. Elena Agnese Nano, l'attrice che fa Agnese Nano, era in un film che si chiamava Aria. Però aveva mille anni poi era quando l'ho conosciuta. Una donna, certo. Io eh. l'ho conosciuta circa 11-12 anni fa. Era protagonista di un film che si chiamava Aria. Il regista era un certo Valerio D'Annunzio. Io lavoravo in produzione. E c'era Agnese Nano. Io mi ricordo il giorno in cui sono arrivato sul set. Ho visto entrando sul set perché non lo sapevo. Lavorando in produzione, molte volte queste cose non le sai benissimo, poi era arrivato tardi, entro sul set e mi ritrovo Agnese Nano davanti la faccia. Ti ha preso il coccolone della vita. Io sono dovuto uscire, sono dovuto uscire. Eh? Ho detto: No, ragazzi, scusate, ho dimenticato una cosa in macchina. Sono uscito, sono andato al bar, mi sono preso un caffè. <ride> mi sono seduto tipo dieci minuti così Ammazza. a dire. E poi sono tornato dentro, ovviamente mi sono presentato e da allora poi l'accompagnavo sul set, l'andavo a prendere la mattina a casa. Poi, quando il film è stato già a Trieste, se capitava che lei prendeva l'aereo, la riportavo a in albergo, eccetera, eccetera. E ovviamente la chiamavo Elena. E lei mi ha raccontato un sacco di aneddoti di nuovo cinema paradiso, ma proprio tantissimi del, del montaggio come doveva essere, di quello che ha fatto lei. Ah, ti prego scusa, In Salvatore Cascio. Ok, perdonami, io mi ricordavo lo Cascio, ma non è importante. Eh, ed è stato pazzesco perché è come conoscere. Per me è stato come conoscere il mio primo amore. Non so come dire, che non che lo bello, ero, ovviamente. Che poeta. Ovviamente non lo era, però io ero innamorato di quella di, di Elena e l'ho conosciuta. Bene, andiamo avanti. Scusate che mi sono infilato con questo racconto, ma ci stava. Eh no, no, me. ma è, è l'anima di questo. Esatto, di questo format. Esatto, ci stava. Infilarsi. Vado al punto 2. L'altro. Punto 2 è dove ho iniziato a barare. Cioè. Nel senso che. Ho fatto, sono andato fuori tema, però ah. è un fuori tema che ha molto valore per me, perché ti ho messo il primo episodio di una prima stagione di una okay. serie, okay. Va bene. che è il primo episodio di Lost, ah. cioè, eh zio, allora innanzitutto io ho degli appunti accanto ai nomi che ho segnato qui okay. de, delle cose, okay. per me sa di biscotti e coca cola, Bisco cioè okay. Vai. io spesso leggo a, i ricordi, sa, vabbè, io tutti lo facciamo, uh -huh. dei sapori, degli odori. Uh -huh. E per me la prima stagione di Lost, sa di biscotti e Coca-Cola. Perché? Esatto. Allora è uscito che io stavo al liceo, quindi stavo in. Uh, che sarà stato? Terzo anno del liceo, tipo una roba del genere, terzo o quarto anno forse. Uh -huh. Quindi era il 2000. Uh... Lo ricordo adesso Lorenzo e Daniele sicuramente cercheranno quando ecco, uscite, cioè Aiutateci. Vabbè, insomma. Io ho visto il primo episodio di Lost quando è uscito in America, cioè proprio mm -hmm. il primo, io l'ho beccato perché con Claudio, con cui già facevamo cose, Claudio di viaggio, facevamo cortometraggi e robe, perché stavamo nello stesso liceo, cer cercavamo sui forum, sulle cose al tempo si faceva così, non c'era altro modo di scoprire. 2004 nobito. dicono. 2004. Ah, ammazza, prima quindi. Quindi, primo, secondo anno di liceo. 2004. Primo o secondo anno di liceo, pensate. E io Claudio l'ho conosciuto in primo, c'è cioè sta. Vabbè, insomma, mm. se beccavamo a casa mia e ci vedevamo questo episodio appena era uscito mm -hmm. in America. E siccome cioè, non era ancora il momento di stuccasse le birre, le cose, io mi ricordo che noi facevamo merenda mentre vedevamo Lost con i biscotti a casa mia, in camera mia mm. e la Coca Cola. E poi a un certo punto è diventata Pepsi Twist invece di Coca Cola certo. così per dare una botta di vita. Però. Quello per me è stato proprio la prima volta, a parte l'inizio del vedere le serie. Perché mm -hmm. per me Lost, per quanto prima avessi visto, che ne so, Dawson's Creek o sì e tutto quanto, bellissime. Però non Lost era proprio la, il primo film a puntate, cioè che tu lo vedevi e facevi ah sì! Ma che cosa state facendo? Sono, sono d'accordo perché anch'io ho avuto con l'ost l'idea della serie tv prima era il programma tv ok che ti seguì ma anche friends cose, però la serie la prima per me è stata lost e dicono che schifo biscotti e coca cola insieme sono d'accordo sai quella merenda un po' a cazzo dei cane che esatto. tu fai che c'hai boh c'hai biscotti e coca cola, Bi coca -Cola. esatto <coughs> E quindi, eh, vabbè, era la prima serie e c'era sta cosa dell'attesa dell'episodio facendo le ipotesi di allora il prossimo episodio chissà che succederà. E in uh -huh. qualche modo è stata la prima volta che io e Claudio ci siamo messi a studiare, tra virgolette, come si fa una serie. Uh -huh. Cioè, come gli veniva in mente di introdurre quel personaggio, perché que facevano morire quell'altro, cioè era follia. E questo è andato avanti per tre stagioni, sta, sto rituale di vedersi ogni volta che usciva uh -huh. l'episodio. E quindi noi, infatti, giusto al liceo lo puoi fare questa cosa. Beh, e sì. quindi noi, quando usciva l'episodio, il giorno dopo che te lo potevi preimmediare da qualche parte, uh -huh. ce lo vedevamo con questi sottotitoli. Era un'avventura, cioè un capito? C'era Quelli... il sottotitolatore, ce n'era uno che si chiama Serpe Verde o Serpa Verde, una cosa del genere. Quelli di Itasa. Itasa. Che non c'era neanche Itasa, ah, ancora non era Itasa. Era prima, aspetta, come si chiamava l'altro forum? C'era un altro forum che erano più veloci al tempo di Itas. Mm. Poi Ita sono diventati la, la Apple dei sottotitoli. Esatto. Perché io a un certo punto, quando lo, io non l'ho vista esattamente quando è uscito, l'host, ho cominciato a vederlo che già era uscita la seconda stagione, stavano a metà. E l ho, l ho visto la prima puntata della prima stagione e l'ho divorata praticamente. Eh Poi ho visto la seconda e la terza, pure quasi tutte insieme. Aspettavo che finiva la stagione per vederla tutta. Eh, cioè tu capisci che io ho sofferto Lost ogni singolo eh. episodio, cioè proprio che io stavo lì male, io stavo su Lost Experience che era sto forum dove tu potevi andare a uh -huh. avere dei piccoli contenuti extra legati alla produzione di Lost, che follia, tu eri e poi di... ha sbaccato. Tu eri... eh, pesantemente, ma tu eri uno di quelli che se andava tipo su Wikipedia o Lostpedia a cercarti vari significati delle cose perché... Lost, Lost Experience era così. Era un okay. forum fatto dai creatori di Lost mm -hmm. dove, tra l'altro, loro prendevano anche idee per scrivere il seguito di per Lost per andare avanti, ok, a seconda di come si muoveva il pubblico. E tra mm -hmm. l'altro, facevano sta roba che era proprio il futuro. Il, I post cross mediali. Cioè, nel senso, mm -hmm. facevano mini video, mini pillole video della Dharma, mm -hmm. eh, postati sul forum come se fosse la Dharma che postava dei, dei, Ma dei video. E dico questo. Cioè, pazzia, capito? E tu erano contenuti esclusivi, duravano tipo un giorno. O li mm. vedevi in quel momento oppure loro li buttavano. Quindi tu eri costretto ad andare costantemente a vedere roba per avere quella frase in più. Sai di quelle cassette sull'isola che erano tutte rovinate? Sì, 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 sì. Ecco, loro lì ogni tanto ti mettevano i pezzi che non si vedevano sulla serie. Io ho il cofanetto della terza stagione che c'ha qualcosa del genere. Ah, Figo! Che è l'ultima stagione decente, secondo me. Oddio, eh sì, forse sì, anche sì, la quarta, un pochino all'inizio, però poi svacca pesantemente. Quarta, no, no, quinta e sesta, sì, quarta, quinta e sesta se ne vanno proprio a fanculo. Però le, la terza c'è questo. Poi prima o poi lo farò vedere là sopra da qualche parte. La terza è questo. c'è la videocassetta della Dharma. C'è una videocassetta all'interno del cofanetto perché in realtà è un raccoglitore gigante. Dove ci sono i DVD e poi tutta una serie di cose con contenuti, fogli della Dharma, cioè tutta questa roba qua. Perché la terza stagione è la stagione della Dharma, dove si parlava soprattutto eh della sì. Dharma praticamente. Quindi tu dalla terza in poi, poi secondo te pure sei andato un po' a fanculo, cioè sì. dalla quarta in poi. Ah, io non sopporto il fantasy a caso, nel mm -hmm. senso che nasceva come roba incredibilmente terrena e poi è diventata proprio mm. i fumi che girano e dicono cose, e allora a quel punto, cioè, ma che vuoi. No, Io dai. capisco che quell'altro lì come si chiama eh, Il creatore che c'aveva da fare Se n'è andato una certa J.J. Abrams, alla, G. Terza... G. G. Abrams. Sì, alla fine della terza stagione eh. Se n'è andato perché doveva lavorare a Mission Impossible Doveva fare i flare da altre parti Doveva andare a mettere i sì. flare in giro Ma è un'abitudine che lui ha comunque J.J. Ah, Abrams Perché fece la stessa cosa Non so se l'hai mai vista. Alias No, Alias è, manco una, mai serie, iniziata. è una serie con Jennifer, Jennifer Gardner. Gardner si sì, mi pare che creò sempre lui J.J. Abrams E... È... Quella serie aveva senso di esistere fino a più o meno alla seconda, anche alla terza stagione gliela faceva. Dopodiché, le altre due sono completamente una merda. Se vanno totalmente a fare eh, in culo perché poi lui... di ma lascia almeno un post. Tipo, fatelo finì così. Sì, io mi ero immaginato sta cosa. L'ha fatto. La storia dice che l'ha fatto, però poi a una certa, chi si occupava della quarta e la quinta stagione di Alias ha deciso di fare completamente per i fatti suoi perché si erano tutti un po' incazzati perché lui ha abbandonato Alias. Per cominciare, Lost ah, quindi, per i picca così hanno scelto mh, quindi vaffanculo, fanno da so, soli non lo so perché, però è successo è questo: successo. abbandonò Alias per fare Lost. E a un certo punto, Lost venne abbandonato per fare lavo, cominciare a lavorare al, al terzo Mission Impossible. Ammazza, però lì sul Lost fu ancora peggio perché lui era convinto che Lost doveva chiudersi alla terza stagione e invece eh. i produttori, ovviamente, ne volevano a meno un'altra. Fatto i mega soldi hanno proprio fatto a uh, sì. JJ vai vai a fare esatto. i giochi forza vai ne volevano almeno un'altra e quindi non appena lui se n'è andato pure abbastanza malamente da Lost hanno cominciato a fare ovviamente tutti a cazzi loro e lui proprio disse vabbè basta per me la Lost si chiude qua se per voi non si chiude qua andate avanti cazzi eh sì. vostri e comunque di Lost un'altra roba che a me aveva completamente sfondato il cervello in senso buono era la colonna sonora di Michael Giacchino, pazzesco che aveva fatto. L Hai visto come l'ha fatta? Ha proprio creato. No, vabbè, a parte Vai. il come. Facciamo che. Però è proprio. cioè ha creato proprio un genere, secondo mm. me, di colonna sonora. In quella fascia di, di, di mercato mm -hmm. per le serie. Cioè, fino a quel momento le serie non avevano super colonne sonore, c'erano cioè, no. i tappeti sotto. Invece quella era proprio trattata come un film. Cioè, erano proprio. Che... ci stai per mandare un contributo, ovviamente, se la trovo. Sì. No. E lo sai che Michael Giacchino, questo delle colonne sonore, tornerà a un certo punto in questa mia lista di film? Ma Michael Giacchino tornerà, eh? Lo so, però non è, non è così scontato. Non è così pop, cioè, non è no. Però fa delle cose adesso, non ho messa una, però non mi ricordo il nome di quella figa perché no, non le sento da un po'. Ovviamente, le colonne sonore di, di Lost, vabbè. Comunque la colonna sonora di Lost è stata la prima volta che una serie di Bush ha avuto effettivamente una colonna sonora importante Beh, quanto può o, essere o almeno, la colonna sonora di un me. film Per me, no. per come me la so vissuta io è stata proprio la prima volta che ho visto una serie e ho detto ah ma questo è un film Cioè era tutto sì. pazzesco capito cioè a livello proprio di impostazione Ma lui tra l'altro per, per fare alcuni pezzi decise di suonare i rottami del, dell'aereo Sarò un netto che sapevo anch'io. C'è anche un concerto che hanno fatto da qualche parte adesso non so esattamente dove, negli Stati Uniti, dove c'era gente che suonava pezzi di aeroplano, suonavano pezzi di ala, pezzi di motore. Infatti, la scenografia di questo concerto era anche fatta da questi pezzi di aereo sparsi in giro e i vari. Ovviamente per fare le percussioni. E i vari percussionisti stavano in giro in questa sala per questo concerto e, e battevano sui rottami. Che bomba? Tu, tu non la senti la colonna sonora, no, però io sta sento andando. ogni tanto un <ride> di pianoforte lontanissimo. Sì, non so sta perché. sta andando, sta andando, bella l'osta. Bene, Matteo, bello. puoi barare, sai che puoi farlo? Perché qua vogliamo il sentimento. <ride> vogliamo oh, ho già barato, quindi ribarerò Inchietto. al punto. 4 Nessun però problema. invece torno al punto 3 su un film. Okay. Terzo film, lo dico col titolo italiano, perché tanto amamo ah, rotter cazzo questa storia che è tradotto Dai, male. Se mi lasci ti, ti cancello. cancello. <ride> lo, ecco. lo sapevo. Okay. Va bene? Perché a me Eternal Sunshine of the Spotless Mind eh. fa ridere. Va bene? Vai, ecco. perché? <coughs> Serve dirlo. <ride> senso, no, però no. diciamolo. Allora, io da super fan di Jim Carrey, mm. proprio mega, mega, iper fan, vederlo forse per me era la prima volta che lo vedevo. No, è Number 23? Era prima o dopo? Boh, credo, Vabbè, comunque un, quel film è proprio nel suo momento di transizione sì. da e sventura a Jim Carrey di oggi mm -hmm. e, e, ed è un film che effettivamente io l'ho visto poi tante volte mm -hmm. e per me mantiene ogni volta quel minimo di sorpresa quando mi accorgo di quel dettaglietto di quel qualcosa che mannaggia loro quanto è bello ed è, non lo so, forse uno dei concetti che mi spaventa di più della vita cioè uno dei tormenti della mia esistenza è proprio la memoria Mm -hmm. del, del ricordare, cioè io vivo di filmati, vivo di riprese, vivo di. non lo so, fissare i momenti. Perché la cosa di cui ho più paura, e che la testa umana purtroppo è fatta così, è che ci si dimentica di quello che si vive. E quindi poter indurre il dimenticare qualcosa, è tipo la roba più brutta che, mm -hmm. puoi, che puoi pensare, secondo me. Perché poi ci sono momenti in cui vuoi dimenticare, però in quei momenti devi essere proprio fermato e. Qualcuno ti deve impedire di dimenticare. Perché cioè, l'esempio più facile eh? è... importante ricordarti, quelle cose brutte. Eh. Cioè, quando ti lasci, per esatto. dire, dopo una storia importante, la cosa che tu vorresti fare è resettarti come quelli che prendono tutti gli oggetti della ex o dell'ex, li chiudono in una scatola e li buttano. Io non l'ho mai fatto. Cioè, io sarò, un, non lo so, un ossessivo compulsivo che tiene tutto, però... Io tengo i ricordi perché so proprio una roba bella. In quel momento li levo da davanti agli occhi. Però poi c'è la scatolina con tutti i ricordi carini di quella cosa che c'è stata. E, e invece il fatto centrale di questo film, dove tu puoi scegliere di dimenticare, secondo me è l'arma più brutta che puoi dare a un essere umano. Infatti il film il gira, gira tutto attorno a questo: gira tutto eh sì. sul concetto se è. Giusto dimenticare una cosa che in un determinato momento della tua vita vuoi farlo. Vuoi dimenticare? Quindi hai sì, questa sì. possibilità, è giusto farlo? Alla fine il film prende posizione dicendo no. Perché loro si dimenticano tutte e due della storia precedente. E alla Quindi fine, stai proprio comunque... facendo spoiler: hai scelto I di cazzi, rovinarlo. E alla fine, comunque <ride> tornano insieme. Questa è la cosa. Aspetta che. Sazamita ah, beh lo spoiler completo perché esatto. a me lo dici anche proprio l'ultima scena, bravo Zazzamita89 ha regalato 5 abbonamenti live, 5 abbonamenti alla community Grazie Zazzamita89 che chiamandosi Zazzamita, tu ti ricordi, io ti raccontai della Zazzamita che cos'è Diverso tempo eh. fa, quando... ti ricordi quando sei venuto a casa mia in Sicilia eh. e c'erano i jacky? Che passavano sopra eh, la ma casa. è passato del tempo. È passato, quindi... tanto tempo no? è passato tanto tempo. E quelle sere passava anche tanto alcol. Quindi è difficile ricordarselo. Però, sì, sì, sì. Le zazzamite sono i jechi. Ah, ecco. No, io avevo capito dal suono che fosse qualcosa delle tue terre. Cosa però, no, è i suoi che si chiamano zazzamite. E lui è siciliano e ci ha regalato questi 5 abbonamenti. Grazie. Pe Ammazza. Dal punto di vista te. Allora, eh. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, perdonami, tu lo sai ah, che io, io sono legato sunshine, a queste così cose, Eternal Sunshine, Fanno sai prima. che io sono legato a queste cose, è girato da Michel Gondry, che è un regista di videoclip, quindi dal punto di vista tecnico anche, visto il, quello che sei tu come persona che ti intreppi con queste cose, quel film invece che ti ha lasciato, cioè ti è mai capitato allora... di rivederlo o di studiarlo per quello? Io raramente ho rivisto i film per studiarmi come sono stati girati, uh -huh. lo faccio tantissimo con i documentari, tantissimo uh -huh. con i videoclip, con gli spot, con i film, effettivamente non mi succede, perché non essendo la mia più grande passione, non è una roba uh -huh. su cui investo a livello di testa proprio, uh -huh. cioè non troppo, un po' sì, però sicuramente non mi metto proprio lì a smontarli, ridividere le scene, capire, okay. però una cosa che sta succedendo nella mia testa è che... Sto, mi sono un po' saturato di questa regia pulita, mm -hmm. per dire, alla Netflix, sì. tutta fatta co che è una formulina, no? cioè, nel senso è il McDonald's sostanzialmente. Sì. Ti piace, va bene, lo vedi, fine della storia. Invece adesso, parlando di Netflix, così che ho dato una mazzata da un dal lato ma lo elogio dall'altra, questo che, sto, che ho visto e ho finito ieri eh, di, Eddie, di Eddie, cioè roba fuori di testa, c'ha una regia sì. che a me è piaciuta tantissimo per quanto non sia la regia che io vorrei fare di una roba del mm. genere cioè è tutta macchina a mano è tutto mosso cioè questa camera che è praticamente un attore chi gira perché sta dentro la scena è tutto un girarsi, scoprire, un cambio di fuoco una cosa, cioè è, è dentro quello è eh, regista del, di La La Land di, so, sì ma soprattutto sia, di Whiplash nel di, senso c'è molto più Whiplash che La La Land dentro no, di film è totalmente cioè Proprio presa da, da quell'idea. Solo che Whiplash, al contrario, essendo il suo primo film, ha una regia tra virgolette dal punto di vista tecnico della macchina estremamente pulita. Perché quello è il primo film. Beh, dai, è un po' più pulitino di The eh, Rispetto a The Eddy, The Eddy è proprio videoclip. Esatto. Cioè, È un lunghissimo videoclip, a mio parere bellissimo. A mm -hmm. me è piaciuto un botto. Vabbè, poi c'è tutta una fusione di elementi che mi ha fatto piacere quella serie, che è la musica intrecciata col esatto. racconto, perché è, è tutto un... entra, esci, de musica, inizia, smetti di suonare, è tutto intrecciato. Fatto. E poi la fotografia a me la mi ha fatto impazzire. Sto la colonna sonora sotto mentre che noi chiacchieriamo. Massa, che professionista. Il costo mixerino, quanto hai da fare? Basta spendi, ma... Tantissimo mi diverto, botto La lo gente sapevo, lo sa. sarebbe successo. Sì, sì. doveva succedere. Eh, sì, no, su quello sono d'accordo anch'io. L'unica cosa che a me mi ha disturbato un po' è la questione della storia perché mi aspettavo una cosa e me ne sono trovato un'altra. però ah, effettivamente, Chazelle, a livello di fotografia e la musica, lui adora il jazz basta, eh, mi sa. Ho oh, il sospetto che sia È sì. abbastanza palese. Non sono d'accordo, perché però ti dicevo appunto, se mi lasci di cancello, perché Michel Gondry principalmente è stato un videoclipparo per tutta la vita. Beh, in se mi lasci di cancello c'è cioè, quando sbrocca, i momenti di sbrocco, esatto. dove lì senti proprio... il la macchina che si muove se sblocca a parte tutti i vari giochi mm -hmm. incredibili di post o roba reale dove inizia a dissolvere e squagliarsi il mondo che quello è, cioè, è quando proprio la tecnica è al servizio del racconto pazzesco esatto. cioè niente è inutile quando lo vedo io ogni volta faccio ammazza che bravi cioè è tutto perfetto è tutto che non serviva una cosa in più ma una cosa in meno sarebbe stata troppo poco quindi meraviglioso però il cambiamento dell'uso della macchina da presa tra il mondo esterno e la capoccia è fuori sì, di testa. È assurdo. Quello che a me è piaciuto molto è pure i vari giochini con le scenografie. Perché, per esempio, la scena quando la loro. La cucina. La cucina, quando. Lo... Quella, ah, so, sì, cioè, sì. quando loro stanno sotto il tavolo, che sono bambini, ma sono adulti, e si vedono le gambe della madre gigante, che sembra. Sembrano quasi cartoni animati quella di Titti e, e, Silvestro, e gatto Silvestro, gatto Silvestro, che c'erano queste gambe. Basta che era la madre, e loro grandi sotto. Quello è pazzesco. Tom ah, e sì. Jerry, pure esatto. pazzesco. Ok, quindi se mi lasci di cancello, guarda, lo dico in italiano per rispetto Grazie, a loro, accetto questa cosa. Quindi, c c abbiamo detto il gigante di ferro, perché lo chiedono. Dopo Lost, Lost è la prima stagione, dicevi Io tu? ho messo il primo episodio della prima il stagione, così la... almeno ti ho creato un, no? Cioè, è... è corto. Che poi è quello che quando finisce tu esci pazzo, perché vedi gli alberi che cominciano a crollare no, e tu ti... hai iniziato a vedere una cosa, a un certo punto entri completamente in un altro mondo ed è stupendo. Per es me, di Lost, comunque, la cosa che vince, che mi ha fatto scoppiare il cervello, è l'ultimo episodio della prima e il, il primo, primo della seconda. L'inizio della, della seconda stagione di Lost: Make kind of music. Na 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 na, na. Quella canzone no. non uscirà mai dalla mia testa. Vabbè, no, non niente. No, Mamma lo... Cass Elliot se non sbaglio, si chiama. Non me lo ricordo. Cantante. Come si chiama? Eh, Mamma. È Elliot, mamma Cass cas, cas Elliot. Cass Elliot, cerca. In, uh, in... Comunque, il titolo del brano è Make Your Own Kind of Music. Sta andando, è quella. Maledizione. Peccato e che tu la non E la puoi cantante, sentire, però. la stessa cantante, ha fatto il brano che apre la terza stagione. Mm. Quando mette il vinile, l'altra come si chiama? Oh, lì, la bionda, la... ah, si, sì, la bionda, esatto. Quando mette lei il vinile, la bionda perché, nell'inizio della seconda stagione, è lui che mette il vinile. Ehm... Desmond, Desmond che mette il vinile eh... e parte questo pezzo che sta sentendo sotto. Mi spiace che tu non lo puoi sentire. Parte questo ora pezzo, ora lo sto qua... sentendo piano. Ah, ok, ah, non lo sento bene. Eh, allora è per quello. Perché comunque grazie, lo tengo basso. Grazie. Da e, parte di tutti. Esatto. E quindi. No, io l'inizio della seconda stagione mi ha proprio staccato la testa Perché non te l'aspetti. Cioè, nel momento in cui tu finisci di vedere questo tizio che sta sistemando, lavando i piatti, si sta allenando, eccetera, non appena la macchina si sposta, no, 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 no. E oh, comincia a correre da un'altra parte, poi diventa nero e sale. E appena vedi, Locke sì, 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 no, no, no. 'Porca troia, ma che cazzo vi siete inventati?' No, bellissimo, bellissimo. Ba Ragazzi, basta. Scusate, Lost, ne abbiamo già parlato. Dicono: 'Esatto, Madonna, che momento, Cosa? Charlie.' Carli dietro l'Ost, che fanno tennis spot. Ma io siamo, ma siamo pazzi, oh, ma oh, perché no. dobbiamo sentirsi male pure stasera? Ragazzi, rivedete l'host, rivediamo l'Ost, io ricomincio a vedere l'Ost. Vedi, queste sono quelle chiacchiere che poi ti fanno venire voglia di rivedere delle cose. Tranne io, Boris. E dopo che l'altra sera te hai iniziato a mettere i viniti sì. col fischio de Satana sotto, eh. mi è venuto il trip. Io ho un impianto bellissimo di che mi ero comprato quando stavo mm -hmm. al liceo, con delle casse degli anni Ottanta, meravigliose, Indiana Line a tre vie, bellissime, mm -hmm. che stanno in soffitta a casa dei miei. Devi e mo mi è venuta prendere. la cosa: ho fatto un mo momento a tasti cassapanchi di legno, me li ficco da qualche parte là, però lì si sente proprio altro che il 2.3.1 da Sony che devi andare a prendere. Devi andare appena poi vai e terzo film. Se mi lasci, di cancello. Andiamo avanti. Quarto film qui. Ho di nuovo barato Va bene, perché te lo, te lo puoi farlo. È così. Allora ci ho messo un concerto, però un concerto particolare perché è la prima cosa. E tra l'altro, mm -hmm. questa è la piattaforma giusta per dirlo. La prima cosa nella mia vita che ho visto in streaming, cioè okay. in live tramite internet, okay. e io stavo con la tensione a mille. Pensando a quelli che stavano lavorando a mettere in streaming questa cosa, okay. io non so se è addirittura il primo streaming su YouTube della storia. Potrebbe essere. Capito. È un concerto dei Coldplay esatto. a Madrid, non mi ricordo di che sì. anno? Mm -hmm. 2016. No, non mi ricordo, però mi ricordo che ne parlavamo di questo concerto assurdo che dovevano fare, quindi non è tanto vecchio. Ma è che comunque è un concerto normalissimo, cioè nel senso è un concerto dei Coldplay, del, dell'album Miloxiloto, quindi cioè nel senso anche abbastanza recente, niente di... è bello, è eh? un bellissimo concerto però, e io c'è cioè, quel mix di essere fan dei Coldplay e quindi vedere un loro concerto live con la regia mm -hmm. fichissima, con tutti i tagli, tutte cose, 200 macchine sparse, e il fatto che lo stavo vedendo dal mio computer. Cioè, che Mo è ovvio, è normale, ma lì era tipo, oh, ma di che stiamo a parlare? Che entri, capito? Vai, YouTube, cose cerchi, vedi e vedi uno streaming. Di... E al tempo era rivoluzionaria come cosa. E quindi lì mi sono proprio fomentato come un pazzo. Più per il fatto dell'evento in sé, cioè in sé. Del, di quanto era importante quell'evento, capito? No, no, sì, ti capisco perché è proprio, cioè è stato fico. Io a me dei golplay mi piacevano più che altro quelli vecchissimi, no, da anziano, quelli quelli vecchi no, no, vecchi vecchi. no, la persona che capisce le cose, eh. perché da Milo Xilodo in poi, poi c'è stato proprio un Il crollo, sì, esatto. Io fra l'altro mi pare che te ne avevo regalato pure uno per il tuo compleanno, è è sì, qua. sì sì. Eh, però mi quelli... Però quel concerto è interessato pure me per lo stesso motivo perché era la prima volta che si parlava di DVD. Cioè, DVD con i concerti ci sono, mm, certo, si sì, compravano sì, pure prima. Sì. però l'idea di, ave... di vedere un concerto in streaming è... credo sia stata. O almeno come dici tu, non so se è stato il primo in assoluto, ma sicuramente è stato il primo che io ho visto in streaming perché non... era il 2011. Dice Flavia, ma siamo pazzi, 2011. Eh, Poi può, può essere che era il 2011, draga, ma siamo così vecchi. Aspetta, perché tra l'altro un aneddoto simpatico è che questo concerto uh -huh. io ce l'ho avuto sempre sulla scrivania del computer. E avrò ah, anche ancora. Adesso ce l'ho qui davanti. Cioè, Oddio, mo scoppia tutto. Hai <ride> formattato il computer 2000 volte eppure ce l'hai. Eh, perché questo concerto per me è, un, è proprio una certezza. Uh -huh. Quando ho bisogno. Non c'è scritta la data. Peccato. Tra l'altro non c'è più su YouTube, mi sa. Quindi questo è ancora quello che mi ero scaricato da YouTube al tempo al tempo Quando fa. l'hanno fatto proprio. Io e... Il mio primo concerto che vidi, però non streaming, ma in televisione, era il Dangerous Tour di Michael Jackson. Il Ammazza. live a Bucarest, mi pare, o Bucarest o Budapest, una delle due. Quella cosa da, da proprio a Catania si dice da rizzare i canni Cioè è incredibile vedere. Perché figurati Vedere Michael Jackson in concerto era più o meno impossibile Perché in Italia non c'è mai stato Praticamente E, e, e vederlo era poi assurdo un rene Solo per accedere a comprare il biglietto Assolutamente sì Io mi ricordo di questo concerto su Italia 1 Che all'epoca ovviamente registrai E che poi massacrai letteralmente La diversità perché... Guarda, se i file si rovinassero come i VHS questo concerto non si vedrebbe più da me. Sì, esatto. Perché io è proprio quello che, cioè, sai quella volta che tipo, stai tutto bello, rilassato. Mm -hmm. Vuoi una cosa proprio che ti fa, solo, ti fa solo battere un po' il cuore, mm -hmm. metti quello per quanto mi riguarda, è la certezza. Mi dico: Live at Bucarest 1992 esatto, quello quello che andò su Italia 1. Che per me era pazzesco. E poi c'è che Riley che dice il, mio, il primo concerto in TV Gigi d'Alessio a Capodanno su Canale 5. E detto Beh, questo, so andiamo avanti. <ride> Comunque si può imbarare allora. pure col concerto. Dai, me la perché è una cosa importante. Credo di aver finito di barare, ok. Esatto, da adesso in poi sono tutti contenuti come, come da richiesta. Allora ci metto come quinto al quinto posto. Metto Blue Valentine. Blue Valentine, ecco vedi, questo non lo sapevo. vai, perché? Blue Valentine, Blue Valentine eh, credo sia in assoluto il film che mi ha fatto più male, perché? Cioè, che mi ha fatto stare peggio dopo averlo visto. Uh -huh. E, e l'ho visto in vari momenti della mia esistenza: uh -huh. l'ho visto da single, sereno, l'ho visto in coppia. Mezzo sereno, l'ho visto in coppia male male e l'ho visto da single appena single dopo la coppia male male. Quindi c'è tutte le fasi che puoi vivere dei sentimenti. È un film che parla di sentimenti. E... Ed è un film che parla senza fare spoiler, perché questo non in tantissimi l'hanno visto. Quindi io ve lo consiglio sì, no, questo, per stare male. Esatto, questo forse sì, lo spoiler. Quindi bene calmo, evitarlo perché... però parla del voler rivivere dei, delle sensazioni che hai vissuto in passato. Cioè un accanimento col cercare di ricordare come era un tempo una storia. Questo è, cioè è, è proprio l'anima di tutto il film. Non vi dico che cosa succede, però sostanzialmente quello che, che ti fa male è che è semplicemente un film vero. Cioè è, è, è la vita, è puramente la vita. Cioè quando il tempo passa o ci sono degli aggiornamenti, delle cose nuove che ti fanno crescere in una storia oppure effettivamente non ti resta nient'altro da fare che provare a rivivere quello che vivevi prima e chissà se ci riesci. E non sempre ci si riesce. Eh, non quello... sempre. Ma che, perché uh, molte volte quando si arriva a quel livello magari uno dice ok, forse allora sta storia ha dato tutto quello che doveva dare perché se devo fare un rewind e rivivere qualcosa che già abbiamo vissuto avanti in se va. Però c'è sempre quel momento in cui ti dici dai, ma te pare che la chiudi così, che finisce così, che cazzo, ce tengo troppo, cioè è stata così bella che non è possibile e quindi è proprio quello il momento in cui c'è Blue Valentine e <ride> ti spezza il cuore, ti ti spezza l'anima. Quindi, letteralmente, se succede qualcosa di strano in una vostra relazione, guardatevi Blue Valentine e poi c'è il Mamma balcone. Mia. Che succede? Poi si va di balcone probabilmente. Cioè, no, beh, dipende, dipende. magari dipende. bevi molto, De magari ti rimetti insieme, magari, magari ti innamori. Cioè, che pensa che è bello, può anche succedere. Io l'ho visto la prima volta che ero single e dopo poco mi sono innamorato, quindi è molto bello. Quanti, quando l'hai visto la prima volta, ti ricordi più o meno? Eh, questa è una domanda complessa Però eri singolo e dopo poco è entrata questa ragazza sì, esatto, 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 è andata proprio così Ok, cane romantico, Vabbè. ma certo, ma be' pare Eh sì Per favore sto ricordi, cercando ragazzi. di non pensarci mm, I ricordi di... Dove... Vedete che tutto gira attorno ai ricordi, cioè nella mia esistenza tutto è legato ai ricordi, è la cosa peggiore e migliore che abbiamo ma è la fissa di chi passa la vita a fermare le immagini con le macchine fotografiche o con le telecamere. E soprattutto quando impari un pochino a farlo attraverso dei mezzi, è proprio lì che rosichi quando non riesci a farlo come persona. Io però ho capito che era la tua ossessione quando mi sono reso conto che tu hai filmati di quando eri molto piccolo. E ce li fatti hai ancora me. fatti? Da te ce li hai ancora sulle varie cassettine, belle catalogate, sì, belle conservate? Che fra l'altro hai riportato quasi tutto. Tempo fa stai partendo questa roba di cominciare eh, a riportare so, tutto in digitale. Sono stato lento, mi sono abbrutito nel, nel mentre ho, ho avuto traslochi, cose. Mm -hmm. E eh, quindi invece devo rimettere. Vedi, avrei dovuto sfruttare questa pandemia per farlo un po' Beh. e vabbè. Daniele dice Giovanni ringrazia la gente, sì ragazzi io come sapete un, ci sono un sacco di commenti, un sacco di cose che succedono che io non riesco a seguire perché quando si parla poi se si parla di cinema figurati c'è un sacco di gente scusa Matteo che è arrivato come follower c'è la figlia la figlia de genere che si è iscritta a Prime poi fra l'altro questo software non mi aiuta molto poi aspetta scusa Matteo che si, mi perdo un pochino in altre cose, eh... scusa, leggo io un commento vai, vai. di Alessandra LP99. Io quando finisce sta live mi guardo Blue Valentine, definitivo. Sì. Se ricomincio a stare una pezza, è colpa tua, Matteo. eh lo so, perfetto. Poi ringrazio Gigliana che ha regalato tre cazzilli. Ha inviato tre cazzilli. Gigliana sempre altri tre, quindi sono 6, Mons 03, che ne ha inviati sempre tre, e altri tre sono 6. Ragazzi, scusate se non vi ho letto, ma quando si discute di questa roba, la chat scorre e io mi perdo un pochino le cose. Poi ogni tanto, come giustamente dice Daniele, fermati e leggi. Tra l'altro, è appena arrivata talia 99 Lovegood, che si è appena iscritta al Prime, grazie, Italia. E eccetera, parlando di spoiler, vogliamo parlare di Marco Cioni che spoiler a Joker a Mauro Zingarelli. Come cazzo hanno fatto? Vabbè, è inutile parlare di queste cose. Bene, Matteo, andiamo avanti. Quindi Blue Valentine. Blue Valentine. Ragazzi, è un gran film. È un gran film. Dai. E adesso vado invece, basta sentimentalismi. Basta. Andiamo sui coloroni anni Ottanta, i sintoni, i Mugoni. E facciamo entrare Drive. Drive ragazzi Dai, sto a sentir male mi ragazzi. metti la colonna sonora certo. come cazzo si chiama eh, human beings we are human beings eh, sai che non me lo no come no si chiama. no 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 allora non è quella forse no, è tipo... questa, <ride> Però comunque è, quella questa è la, colonna è la, la classica del del dei film. titoli di testa Che fra l'altro ispirò pure Giampaolo Spiccino Real Hero eh? Esatto A Real Hero real Quella hero. è la canzone che dico io Allora metto quella che dici tu Que ah, senti, 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 Quella di prima ispirò Giampaolo Speziale per un pezzo della colonna sonora della seconda stagione di Freaks. Te lo ricordi? Io avevo idea, bellissimo. No, ricordo io che a un certo punto parte il tema di Freaks, stile anni 80 Comunque, eccola qua. Vai, quando, come, dove Vabbè. perché. Questo per me è l'inizio degli anni 80 che tornano di moda uh -huh. eh, nel senso che per me almeno per come mi sono visto io i film per come poi l'ho percepito da un certo punto in poi è stato il primo in cui ho visto sti coloroni quasi fluo perché non erano ancora fluo non c'era ancora il mega fucsia però iniziava, capito, iniziava a arrivare sta, sta manina del, del fluo e, e c'era una fotografia fichissima perché era super satura, non gliene fregava niente di stare in ombra, di avesse solo la silhouette colorata col colore di un'insegna, cioè era tutto accettato, tutto, tutto concesso. E quindi effettivamente è stato uno di quei film che, vedendo come era stata gestita la fotografia, ho detto: Ah, ma quindi vedi se può fare pure una roba completamente sbagliata, tra virgolette, ma che comunque è una mega ficata. Da un'idea assurda. Sì, il regista è Refn eh, eh, ha Fotografia, mi insegnato. Newton Seagull, che non so chi sia, Vai, però, ok, curiosità, no. ha fatto anche la fotografia di Bohemian Rhapsody. Così, ah, tanto Che per... non c'entra un cazzo oddio! Da eh, no. no, poco, sicuramente no, ok. non è mega fluo. No. Poi, Bohemian Rhapsody è molto giusto: tutto Vabbè, giusto, tutto bello, tutto pulito. Deve essere pulito. E, e quindi sì. quando l'hai visto questo film, l'hai visto al cinema? Ah, io l'ho visto... Eh, visto, mi sa, forse l'ho visto al cinema. Uh -huh. Però, sicuramente so di averlo rivisto tante volte. Mm. Cioè, questo è uno di quei film che ho rivisto tante volte e che ho proprio analizzato. Cioè, ho cercato di capire mm. perché mi sta piacendo così tanto questa scena, mm. perché mi funziona un botto, quest'ottica che io non avrei scelto. Poi aspetta, Zio Rob dice: Matteo Bruno ti ha fatto lo stesso effetto anche la fotografia di Duccio, non direi: la fotografia di Duccio è oltre ogni cosa, è <ride> tutto. Quindi cosa sai di questo? L hai, l hai, la, ti ha ispirato alcune volte per qualcosa? Cioè c'è qualche lavoro che abbiamo fatto dove tu ti sei buttato su un pochino con l'idea aspetta drive? Allora, no, ma nel senso che non ero ancora abbastanza capace per accollarmi di riprovare a fare una cosa alla drive. Mm -hmm. Perché la cosa più facile da fare nella fotografia è fare una roba neutra. Cioè okay. una roba che è carina, accettabile, la vedi e non pensi ammazza che schifo, ma ti fermi là. Quando inizi a rendere la fotografia parte del racconto, secondo me lì devi avere proprio le palle quadrate, cioè devi avere molto chiaro in testa cosa sta comunicando quella luce, cioè per dire in Breaking Bad, mm -hmm. il personaggio di Walter White passa da avere tanta luce principale nella prima stagione quasi a non averla nell'ultima stagione. Mm -hmm. Ora non dici è casuale, no, è tutto un lavoro in dire. cui la fotografia diventa narrativa, diventa un pezzo del, del racconto, in Drive questa cosa c'è molto secondo me, mo per dire c'è una scena dove lui è da solo sul tavolo con questo carrello in, con la lucetta sul tavolo che è semplicemente un neon, cioè quella era l'altra cosa che a me sconvolgeva, era molte luci, so diegetiche, sono vere, sono mm -hmm. luci proprio che stanno sul campo, i fari delle macchine, quindi... Non lo so, è, è un film che sicuramente non mi ha dato subito il là per fare qualcosa, ma mi ha iniziato ad aprire il cervello su alcune scelte che si possono fare sul set. Però, su vittima degli eventi, qualcosa non di drive, qualcosa dal oh, oh, punto oh, di vista di fotografia narrativa, però l'hai sperimentata. perché... Ah, il... Sì, no, ma il fatto è che poi tu puoi iniziare a divertirtici un sacco su sta roba. Io di drive ho fatto delle cover, chiamiamole così. Uh -huh. Cioè senza girarle veramente solo creandole con la macchina da presa per vedere come erano uh -huh. ho provato a ricreare alcune scene per i fatti miei perché uh -huh. è una cosa che io ho fatto tante volte fino adesso come proprio per capire come funzionano le, le luci uh -huh. um, mi ricostruisco in piccolo la scena del film mm. quindi se c'è una mega insegna colorata, io non ce l'ho la mega insegna colorata, però posso mettere un LED colorato e vedo quanta luce esce, vedo quanto sbatte sul soggetto, vedo che succede se ruoto la luce e quindi cala l'esposizione, cioè che succede quando fai qualcosa. Mm. E, e Drive è stato uno di quei film di cui ho fatto tante cover, cioè di tanti punti mi sono messo a provare a rifare delle, delle robe, mm. tipo usare gli stop della macchina, i fari della macchina sì. per illuminare. Dei protagonisti, cioè degli attori, e in Dog per esempio, avevo provato a rifarlo e mi ero divertito, insomma, di avere certo. sia la luce del faro effettiva che dei LED gelatinati del colore rosso del, del faro dello stop. Mi ricordo in DiLandog, mi ricordo il corridoio che era pieno di luci. All'interno del corridoio c'erano anche le candele. Ti ricordi che c'erano i vari pupazzi? Addirittura ce n'era uno che si muoveva, che aveva una candela che, una certa, diventa quasi la luce principale di, di un'inquadratura perché c'è il volto che è completamente buio poi a un certo punto esatto. arriva la candela che lo illumina oh, c'erano delle cose abbastanza oh, interessanti mega divertente, avevi mega divertente super divertente oh, per me la concerto. scena dentro, dentro Safarà dentro il negozio c'erano i momenti oh, no, bui sastro quel giorno è successo tutto. tutto, quel giorno noi volevamo girare a una certa ora perché io avevo visto dove si spostava il sole e quindi una scena doveva avere tutti i raggi della luce che entravano dentro la stanza. Mm -hmm. Cazzi di produzione vari, perché comunque eravamo super poveri, quindi non è che potevamo staffare troppo. Ah, il direttore della fotografia dice che non si gira, ma de che? Mm -hmm. E quindi abbiamo iniziato a girare due ore dopo il previsto, e il sole non c'era più, quindi abbiamo fatto tutto con stifari fari puntati in faccia. Madonna Santa. Però è venuto bene. È venuto giusto per quello che era il progetto, secondo esatto, me. Esatto. Bene, quindi drive pazzesco. Drive. Bellissimo drive. Bellissimo. Che, te, che io devi dire? No, no, che no, devi no, devi no. Devi drive assolutamente. Poi vado avanti. Vai avanti. Fight Club. Fight Club. Fight Club. Che ho rivisto Fincher. due giorni fa. Fincher. Considera che quando ho, stavo facendo questa lista a un certo mm -hmm. punto mi viene in mente Fight Club, ho fatto no, aspetta, lo devo rivedere. Cioè, quindi grazie a questa lista io ho rivisto Fight Club. So, sono felice, ma sai grazie a questa cosa quanta gente va a rivedere film? Mamma mia. E ovviamente la Fight musica, Club, per quanto mi riguarda, è quel film che se lo vedi mille volte, tu ogni volta scopri un pezzo in più. Sì. Non ne esci, non ne esci. Cioè, è, è infinito. Io Fight Club, eh. Fight Club non ebbi la fortuna di vederlo al cinema, ne parlavamo qualche giorno fa qua in chat perché ci fu tutta una polemica in Italia quando uscì al cinema negli anni 90, perché era un film che inneggiava una politica vecchia italiana, perché c'erano le camicie nere, perché c'era l'esercito di questi rivoluzionari, eccetera, quindi durò. Al cinema, tipo pochissimo tempo. Fra l'altro, in America ne parlavano pure male proprio perché per questo discorso. E quindi, diciamo, cadde quasi immediatamente quando uscì. Per venire riscoperto poco tempo dopo. Ed è un filmone: Fight Club. Se chiedono se questa canzone è nel film, questa canzone, questa canzone... è i titoli di coda del film ragazzi, si, si chiama Where's My Mind e il gruppo sono i Pixies, scritto è... P-I-X-I-E-S. Vabbè, ed è nei titoli di coda del film, esatto. È... Se non avete attive, visto no, Fat Club... Perché eh? qui è proprio come no, uno no, dice, quando però il club è troppo bello per, per rovinarlo no, a magari non l'ha visto, ma anche perché leggo diversa gente che dice: no, non l'ho visto. No, mi manca ecco, vedetelo. Mi, mi, par prego. mi pare che sta sia su Netflix che su Amazon Prime. Al momento se Io non sbaglio visto su Prime, credo esatto, comunque su Prime anche ci su sta. Netflix uh, non c'è. Vabbè, sti cazzi voi stato. cercate, c'è internet. Esatto, c'è stato, eh, se l'hanno levato non lo so. Comunque è un film di David Fincher, Brad Pitt, Edward Norton. Pazzesco, un film vecchio ma comunque tremendamente attuale. È una roba pazzesca, ne parliamo poco perché... Vai, vai. Sai che, essendo di Fincher, però, non ho fatto una cosa che ogni tanto faccio con Fincher e l'ho fatta tantissimo, per esempio, su... Eh, oddio, la serie, eh, serial Killer, come si chiama? Ehm, oddio, sì, eh, ne parlavamo l'altra oh, sera. Bocca, bocca. Vedi, vedi ma in con i nomi abbiamo il suo problema, vabbè. Sti cazzi, insomma, mm. quella serie è pazzia perché è proprio quel Fincher maledetto. Che le simmetrie, le cose io l'ho vista, vari episodi l'ho visti con la griglia dei terzi sul monitor per capire delle cose. Regà, è una pazzia, è una roba fuori di testa perché ogni cosa ha senso di esistere in quella parte in del quel... frame, non l'ho mai fatto con Fight Club. Perché mi sembra meno ossessivo-compulsivo no, da quel credo. punto di vista. No, non credo. Credo che lì sia più sul significato, su tutta una serie Grazie. di giudici. L'uso dei terzi per Fincher lo capisci quanto è folle, quando anche semplicemente per far capire delle cose dei personaggi. Sì. Vedi che usano i terzi che non dovrebbero usare. Esatto. Tu fai mazio! Comunque sono violaceo. Mi sto vedendo facendo eh, cioè, il confronto tra la mia mano <ride> e la mia faccia. Sei un Vabbè. Po'... Vabbè. comunque tutta la regia di quel film è, non diciamo come finisce come va a finire che cosa racconta perché lo spoiler per questo film lo distrugge quindi non lo diciamo si basa tutto su quella cosa lì eh, già, cioè, già, è già. evidente poi quando lo vai a rivedere per la... io fra l'altro la prima volta che riuscii a vederlo lo rividi immediatamente dopo eh, perché a quel eh, punto stato, volevo vedere tutti i vari giochini che c'erano dentro il film a causa di come va a finire Tra ed è pieno io l'ho visto in vari stati mentali uh -huh. e effettivamente in alcuni stati mentali noti de delle cose, delle sfumature, almeno questo riguarda me è, no, no, è ass particolare, assolutamente, particolare. Così. È assolutamente così fra l'altro Fight Club è, la storia è tirata via da un libro di Chuck Palaniuk. Che è un che io pazzo. Io non ho letto quel libro. Pazzo. Ma mi anche se, se lo leggi, mi dicono chi l'ha letto dopo. Mi dice che dal libro si intuisce un po' di più dove sta andando il film. Sì. Però, Chuck Palahniuk è completamente pazzo, fuori di testa. Ha, fatto, ha scritto un libro che ho letto e si chiama Soffocare: che è la storia di un tipo povero che praticamente quello che fa nella sua vita è mangiare con i pochi soldi che ha, mangiare nei ristoranti simulare il soffocamento e dice tanto c'è sempre qualcuno che ti aiuta e la persona che ti aiuta poi in qualche modo ti salva la vita in qualche modo si vede costretto ad aiutarti nella sua vita e quindi poi gli passano dei soldi wow no chuck palanuk è completamente fuso di testa sì, ma ce l'ha lui questi io l'unico che ho letto di libro suo è gang bang mm. ah, ok che... Che comunque, cioè, nel senso, personaggi e situazioni veramente surreali ma perfette. Io ho parlano. caldissimo, devo aprire la finestra. Vai, apri la finestra. E nel frattempo, prendo un'altra birra perché puoi farlo. È puoi farlo, puoi farlo. Arrivo. Io, nel frattempo, mi leggo un po' la chat. Ragazzi, comunque, vedo che soffocare. Devo leggerlo. Mi è piaciuto. ma Mindanter è pazzesco. Eh sì, ragazzi. Sempre di Fincher, che ne pensate di The Game? Giuseppe, prima o poi io farò una live di tre ore parlando solo di The Game, perché è il mio film preferito di Fincher, in assoluto. È bellissimo The Game. Soffocare fantastico. è fantastico. C'è anche il film di Soffocare, sì, lo so, ma non c'ho avuto il coraggio di vederlo. perché, perché no. Fun fact, la frase non mi scopravano eh, così come eh, vabbè ragazzi niente i commenti troppo lunghi non si possono leggere non si possono leggere. chiede Targadan chiede se noi vediamo i film doppiati o in lingua originale Matteo vuoi dire la tua io poi dico la mia io sono poco drastico da questo punto di vista nel mm -hmm. senso che è un po' abitudine secondo me cioè mm -hmm. è, è ovvio che poi se c'hai quell'attore che hai sempre seguito in lingua originale e lo vuoi vedere proprio come è stato diretto dal regista, come ha dato quelle battute, sentire una lingua originale è molto bello perché vivi l'esperienza che il regista ha vissuto sul set. Quindi è l'esperienza più pura possibile. Però, per esempio, con film che non sono inglesi, ma che ne so, spagnoli, francesi. Io non, non so lo spagnolo, non so il francese. Quindi, che mi metto a vedere un film in una lingua che non conosco per niente, mm. mh, non lo so, mi funziona poco. Eh, quindi a me è successo alcuni film di vederli doppiati per scelta. Anche serie cioè, Per esempio io The Eddy l'ho visto in italiano doppiato mm -hmm. e, e ci sono punti in cui ho proprio sbroccato Perché è difficile e Siccome parla molto della realtà multiculturale Che c'hai a Parigi È il panico Cioè Poracci io penso Chi ha fatto l'adattamento di quella Lì. serie È diventato completamente sì. pazzo Io per esempio non ho capito Perché a un certo punto è, 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 Nel doppiaggio in italiano Perché anch'io l'ho vista Le prime due puntate L'ho vista i doppiati in italiano Però ogni, ogni tanto c'è la ragazzina Che parla in inglese E ovviamente fanno cioè, è proprio lei che Il parla, dico, in parla in inglese. L'italiano parla in ma inglese, ma solo in alcuni punti. Esatto. Però poi ci sono dei pezzi dove a un certo punto, quando parlano in francese, si sente in francese. Perché secondo me è come quando non ti mettono i sottotitoli? Mm -hmm. Perché se poi tu sai quella lingua lo capisci e va bene. Però in realtà lo spettatore non deve capire che cosa sta succedendo. C'è cioè un punto in cui lei parla in inglese. Sì. Quindi io lo capivo perché stava certo. dicendo cose in inglese normali e quotidiane, però il protagonista di quella scena non doveva capire cosa esatto, stesse dicendo. Quindi lei. non l'hanno doppiato. Era né sottotitolato né doppiato. Mm -hmm. Però cioè, io veramente non vorrei essere nei panni di chi ha dovuto gestire l'adattamento di questo. È stata una follia. Ah, sia, quante lingue ci sono in quella serie tutte, tipo, e, tutte le lingue. ti ripeto ho visto due stagioni e ho visto appunto l'italiano perché semplicemente è doppiato oh, so. però questa, eh, le prime due puntate però ho visto questa lotta fra l'inglese e il francese tantissimo che inizialmente sì, sì, non mi spiegavo perché a un certo punto parlano in inglese e in francese non viene doppiato però poi ho capito esattamente il concetto che dici tu comunque no Neanch'io sono Diciamo molto fissato con questa roba. cioè Per esempio, Lost ho cominciato a vederlo in inglese e quindi poi me lo sono finito in inglese semplicemente perché quando ho beccato le puntate in italiano, avendo conosciuto la voce di Jack in un modo, la voce di Kate in un modo, di Locke in un modo, eh... Kate. Kate, tutta la vita. Evangeline Lily, capisci che sì, che Kate nella prima stagione aveva tipo 24 anni. Sì, c'è tutta una storia che lei è no le canadese le non potevano averla perché non aveva il passaporto, c'era cioè tutto un problema sì. per farla arrivare sul set no, a lavorare, l'hanno assunta lo stesso, sono riusciti a liberarsene, a salvare quella cosa lì, comunque in quel caso per esempio l'ho finita in inglese, stessa cosa con Breaking Bad, ho cominciato a vederla in inglese e l'ho finita in inglese, però se, se l'avevo cominciata in italiano la finita in italiano. Cioè, cioè per dirlo, no, il film al cinema, per me Tom Cruise ha cioè, proprio la voce del doppiatore esatto. di Tom Cruise, io non so neanche forse com'è la voce di un cursino originale, però perché alc su alcune cose effettivamente è solo abitudine. Che se poi al cinema fosse tutto in lingua originale sottotitolato, saremmo tutti abituati a vederlo ma abitu così. Ma però ammetto che ho avuto una lunga fase della mia esistenza in cui vedevo solo roba in lingua originale, forse proprio da dal liceo fino a due o tre anni fa. ma Perché se cominci a farlo, magari ti abito, io ebbi questa cosa tantissimo a Parigi, perché per esempio in Francia... Gli intanto unici... scusami alla salute Va, sono passato a una blanche che è il genere di birra mi piace di meno però Va bene. giusto così dicevo a Parigi in Francia gli unici film che doppiano sono i blockbuster e manco tutti o soprattutto i film per bambini uh -huh. poi gli altri film sono tutti in lingua originale a massimo con i sottotitoli quindi lì ho capito che voleva dire andare al cinema, a parte che per me era comunque una lingua straniera, in qualsiasi lingua parlassero, però ho capito che vuol dire and andare al cinema e vedere un film in quello che è la lingua originale con il sottotitolo, ed effettivamente non è una follia. L'unico film che vidi e non riuscii a trovare in inglese perché praticamente l'avevano doppiato e mandato quasi dappertutto doppiato, fu tipo, non mi ricordo esattamente quale Harry Potter. Perché, essendo un film principalmente per un pubblico giovanile, quel fu doppiato. E invece, ehm, In Glorious Bastards di Tarantino era tutto in lingua originale perché nel film la differenza fra lingue è molto importante. Ne abbiamo eh, già parlato qui. Quello volta. è un elemento esempio, che molte volte fa. cioè, che noi non ce l'abbiamo no. in Italia, per esempio, questa cosa. Noi no. al massimo possiamo fare che quello che deve essere il businessman lo facciamo milanese, quello che deve essere quello un po' più sì, rustico. gli accenti, giochiamo con gli accenti. Però... Sì, ma non ce l'abbiamo come la differenza tra uno british e uno americano, questo proprio non... Ma anche perché lui si basava per Inglorious Bastard, soprattutto, si basava sul fatto che nel periodo della seconda guerra mondiale se conoscevi o no una lingua, se rispondevi o no in una determinata lingua e col Beh, giusto accento... Era parte del dramma, potevi sopravvivere o morire. Infatti, c'è una scena dove uno invece che dire tre in un modo dice tre in un altro modo, e viene riconosciuto come americano e non come tedesco. Quindi... Dicono una cosa molto fica. Vai, vai, non capisco vedere un film d'animazione in lingua originale. Sono mezzo d'accordo, cioè, mm -hmm. per esempio i cartoni animati o i film d'animazione, io forse mai l'ho visti in lingua originale. Cioè almeno... Poi l'ho visti per, per, per curiosità dopo. Esatto. I vari classici Disney me li sono tutti visti poi anche in inglese, con la solita cosa che poi le canzoni ovviamente... Cioè io facevo tipo... Ah, che brutta yeah. che è, perché non mi funziona. Eh, però è vero, il film d'animazione è l'attore italiano, cioè per dire, no? Toy Story. Mm -hmm. Cioè che Woody... Era proprio Woody, non, 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 po non potevi, almeno i primi tre, mannaggia. Però a me non mi cambiava niente vederlo in inglese, quindi ho scelto di vederlo in italiano. No, ma ti dirò, per, per il caso di Nightmare Before Christmas, eh, per esempio, oh, esatto, quello è uno degli esempi perfetti. Di... Secondo me, Renato, io ho sentito, ovviamente, ho visto al cinema, cinema il film in italiano, eh, poi Blu-ray, DVD, eccetera, per curiosità. Andai a cercarmi anche la versione in inglese delle canzoni. Certo. Renato Zero batte l'inglese 300 a 0. E a me Renato Zero non piace non come Neanche a me. Non lo sopporto però proprio è... Il vuole un sacco bene, ma non mi piace proprio il tipo di voce. Però lì è totale. È pazzesco, totale. Pazzesco. Bene. Qua eh, andiamo and avanti. Andiamo avanti. Che qua non sei riuscito È uscito un Toy Story 4 orribile, però vabbè. Andiamo avanti. Io non l'ho visto. Vabbè, stiamo calmi, però, eh. Io pianto, un po' di rispetto per la sensibilità altrui. <ride> allora, e qui come 8 ci metto. Ah, tra l'altro sono in un momento difficilissimo. Aspetta un attimo vai, perché... Vai, vai. <ride> come ne ho segnati 11, io devo decidere cosa depennare. Ma gu guarda, Guglielmo ci ha avuto l'extra, mi pare, e anche il ah. Santone dello Sbapo ci ha avuto l'extra. Ah, okay. Quindi allora, se l'extra è molto importante, te lo concediamo. Tanto hai messo un concerto, hai messo una serie, dai. No, esatto, ho proprio fatto il panico. Vabbè, vai. insomma, up film d'animazione app e riecco Up. Michael Giacchino che rientra pesantemente esatto. col tema musicale Mar che è la cosa che riesce di più a farmi intenerire cioè proprio anche se sto vedendo un tizio arrabbiato che sputa a terra e butta la spazzatura bestemmiando, io comunque col tema di app mi commuovo no non era questo eh. sì, sì, si sì. Ah, raga, ma come si fa? No, è incredibile. Ha creato una roba iconica per, per la storia. Proprio è eh. app dai, parlaci di app e up. Non lo so, è proprio. È quella cosa che anche que quella roba d'animazione che dovrebbe essere fatta per i bambini, ma che se lo vedi da adulto non hmm. c'è nessun problema. Perché, perché non parla di una tematica per bambini, parla di una tematica per esseri umani, cioè proprio l'inseguire i sogni, dimenticarsi ogni tanto che hai un sogno, poi a un certo punto te, ne te lo ricordi e, e lo continui a rincorrere. E poi vabbè, è tutto perfetto nel senso proprio, non lo so. Per quanto riguarda i personaggi, sono totali. Lui, il vecchietto, che poi sono io, cioè io mi sento troppo lui, sono. Proprio lui come, Beh, come alcune essere. volte sì, alcune volte è, so, Lui da vecchio eh. <ride> assolutamente lui sì. da vecchio. Eh, è proprio non lo so, è, è, è il riscatto dei sogni. Questo è, è quello che mi viene da abbinare. Ad app. E io ogni volta che lo vedo la prima parte per chi l'ha visto sappiamo di cosa stiamo parlando. Quando c'è il tema che poi rallenta ti tiri, ti tiri. è lì ogni volta mi sciolgo. Niente, eh, d'altronde sono film che non sono importanti dal punto di vista tecnico, questi di questa no. lista, ma sono quelli che ti restano dentro di più. E io app è un'altra di quelle cose, ecco forse i film, più che rivederli mm -hmm. per analizzarli da un punto di vista tecnico, a me succede di rivederli per avere una certezza, cioè per ricordarmi che esistono quei pezzi di sensibilità in me. Quindi so che quella cosa mi fa emozionare in un certo modo, quando lo rivedo e mi riemoziono so che sono sempre io questo è un po' quando... la grande metafora del cinema qual è stata la prima volta quando l'hai vista al cinema app? Io l'ho visto al cinema, no, la è una storia divertentissima tra l'altro, sono va... andato al cinema con degli amici, mm -hmm. eh, entriamo, fai conto che lo spettacolo era delle, dico a caso, 21.30, mm -hmm. entriamo alle 21.15, il tizio strappa il biglietto, fa sala 5, fondo a destra, entriamo, mm -hmm. arriviamo nella sala 5, era già partito il film, facciamo ma che cazzo, ma ma cioè, potevi dire che era già partito, entriamo, ci sediamo, scusi, scusi, la torcia, le cose, ti siediamo. aspetta. Che figo, già iniziato. Se stanno a spaccate botte, questo è morto. Pure quello è morto. Tutti. Io sono il demone, titoli di coda. Ma che cazzo sono? Noi così, cioè, che abbiamo appena visto il finale. Era un horror, non mi ricordo neanche che horror. Poi non l'ho mai più visto. Mm -hmm. Comunque, vediamo. Quindi, tutto il finale, mega fomento. Tutti i morti, tutte cose e titoli di coda. Allora, io lì non ci ho visto più. Bello. Sono uscito calmo, ma granitico, sono andato dal tipo e ho fatto, senti caro fratello, tu ci hai strappato il biglietto, 100 il 5 in fondo a destra ma il film è appena finito, che dobbiamo fare? dei risolvi, dai, allora lui mezzo spaventato dalla mia ira pacata ci dà dei biglietti dei, degli occhiali 3D mm -hmm. c'era app in 3D e quindi ci ha detto Uè, sala 7 in fondo a sinistra <ride> e noi siamo andati a vedere app in 3D pagandolo col biglietto di un film mm -hmm. normale, quindi magari mm -hmm. avremmo pure Bello app. Io lo vede al cinema, adesso onestamente non mi ricordo quando, però una cosa me lo ricordo. Io pianto come un coglione per tutto il film. Mamma mia, fa male, fa male. L'inizio, cioè proprio mi ricordo questa cosa, non mi ricordo manco con chi ero onestamente, però perché è, uno di, è stato uno di quei pochi film che ci poteva essere chiunque, ma io l'ho vissuto un po' da solo, tra virgolette. Cioè ero con qualcuno sicuramente, ma non mi ricordo proprio minimamente con chi. Non c'era Martina sicuramente, perché se no già mi aveva lanciato qualcosa. Il coltello da lancio. Sì, esatto, e me lo sono <ride> vissuto da solo, e mi ricordo proprio, mi sono seduto, ok, il cartone della Pixar, e, e dopo i primi dieci minuti, un quarto d'ora, quel coso ti stende, praticamente, ah, perché ti stende all'inizio, e ho detto, perfetto, se andiamo avanti così, poi... Ovviamente, parte la, la, la parte commedia di App, no? cioè il bambino ci sono i cani. Io adoro i cani in quel ah, momento ah, che eh. c'è quella battuta che li fa scattare, li fa rimanere fermi in quel modo. I cani che parlano è incredibile. Però è un film micidiale. App, infatti, io ho tre quadretti presi da film d'animazione: c'ho App, Toy Story e Monster Company, che sono tre punti fondamentali sì, della tua, della tua. Quindi, App è ritornato appunto Michael Giacchino, poi qua parlano, scogliattolo, esatto, dicono scogliattolo, <ride> sì, <ride> madonna, le risate che io mi facevo, lo struzzo in Technicolor è bellissimo. Chiede Matteo se andiamo mai al cinema da solo, Matteo, di tu, un Matteo chiede a un Matteo, tu vai mai eh, al la... cinema da solo? È successo poche volte. Ti ricordi cosa hai visto al cinema da solo? No. <ride> Sinceramente, stavo provando a ricordarlo, ma no, tu io, io sì. Vado spesso al cinema da solo. Sono andato spesso al cinema da solo quando ero a Parigi. Ci sono andato un sacco di volte al cinema da solo. Anche perché lì il biglietto, per me, che ero sopra i 25 anni, costava un inferno. Quindi ho fatto un abbonamento. L'abbonamento no. praticamente, quindi, che mi era costato una cinquantina d'euro, era abbonamento mensile. Ma il biglietto da solo per me costava più di 15 euro. Quindi eh. detto, sì, sì, no. A Parigi non il cinema bella. costa. Loro. Eh, costa tanto. Quindi mi feci l'abbonamento. e Ho detto ok, allora lo devo sfruttare. E andai spesso al cinema da solo. Ma anche perché era un modo per imparare un po' la lingua. Eh, certo, quindi mi andavo a vedere i film in inglese che all'epoca capivo meglio rispetto al francese, me li andavo a vedere sottotitolati in francese. Così, magari capendo quello che stavano dicendo in inglese, leggevo eh, in francese. La... la testa lo fa un sacco, sì, assolutamente. Sacco. E poi cominciai a vedere i film francesi. Per cercare di distinguere le parole, perché inizialmente per me il francese era tutta una parola, io non capivo un cazzo quando questi parlavano, era tutta una cosa, e invece il cinema mi aiutò tantissimo in questa cosa. E poi un'altra volta a Milano, quando andai per lavoro a Milano, molto prima di conoscere te, eh, eh, andavo spessissimo al cinema da solo. Tipo, quasi una volta a settimana, stessi lì due mesi, una o due volte a settimana, andava al cena da solo a vedere qualunque cosa. Sai che io da solo faccio un altro genere di robe, in effetti. Uh -huh. Cioè, per esempio, a me capita spesso di andare da solo in giro con la macchina fotografica a fare foto certo. e quello è proprio il momento che mi piace. Fare in solitudine. Invece il cinema c'ha sempre quel non so che di. cioè anche solo quella chiacchierettina microscopica sì. nella pausa, dal primo al secondo tempo, quello scambiarsi al volo un'opinione alla fine del film. Quello è uno dei valori aggiunti del cinema, per quanto mi riguarda. Invece mi piace un botto il filmetto da solo a casa. Grazie, eh, se non mi piaceva era un problema perché vivendo da solo poi non potevo più vedere i film. Eh, per Però il film dipende dal, dipende dal film. Cioè mi è capitato molto spesso andare a vedere da solo delle cose che magari sapevo che non ci sarebbe venuto nessuno. Ah vabbè, certo, quello sì. sì. Quindi è inutile che rompa il cazzo. Però film tipo per esempio i film della Marvel, quei due o tre che ho visto al cinema, ci sono andato per la serie. Vabbè, Namar Cinema. Perché se... Se ce vai da solo, ma dormendo, okay. io ho proprio poco. Sta cosa del cinema, effettivamente, mm -hmm. è brutto da dire perché poi ammazzi un'economia. Però effettivamente io vado poco al cinema, eh, mm -hmm. è così, non ci posso fare niente. Eh, non è che... So, che... so fatto così, non è che... succede, cioè, succede, lo so. Siccome non amici. sono un mega amante dei concerti, per esempio, Quello perché... non io. a me piace tantissimo dei concerti, la dimensione piccola, mm -hmm. tipo. Sai i vari eventi spaghetti unplugged, queste sì, cose sì, così. Sì, che sì, tu vai lì, senti la band emergente, la senti male, però la senti uh -huh. veramente. Uh -huh. Non c'ha il pubblico attorno che strilla tutto il tempo Io... con sti cazzo di telefoni a filmare, ma che ve dovete filmare, basta, Cioè, ma poi la memoria, ma non ve si riempie la memoria? Ma quanta memoria <ride> ci avete, mortaci? Purtroppo, purtroppo ti do ragione perché l'ultimo concerto che sono andato a vedere è stato il concerto di Salmo. Fra che quello stava nella sedia a rotelle perché si era sfasciato in qualche concerto precedente, stava sulla sedia a rotelle, noi eravamo abbastanza avanti, e fra tutta la gente che c'era attorno, io non sentivo cantare salmo, sentivo cantare chiunque tranne che salmo. Ma te fa incazzare, a un certo punto dici, ragazzi, ho capito che sapete il testo, bravi, bravi ma bravi, lo basso. sconto, avete pure pagato. Esatto, cioè, però state venuti. Mi è successo la stessa cosa al cinema quando sono eh. andato a vedere il 25esimo adesso mi ricordo il 25 e 30 anni Ghostbusters l'hanno rimesso al cinema poco tempo fa tutte citazioni no, tutte cioè, recitate praticamente mi stavo tassi, incazzando tassi. come una iena perché anch'io Ghostbusters lo conosco tutta a memoria però c'avevo tre ragazzi dietro e due davanti che hanno recitato tutto il film io a una certa a tipo metà del primo tempo mi sono girato e ho detto raga porca troia So anch'io, cioè, ma esatto. non è che eh. Comunque scusa, sto leggendo nella chat vai, dice vai. Eh, "Ma come Matteo i concerti no, stare in mezzo alla gente è proprio la vita". Ah, gente che poga è vita, vero? Vero, ma se tu Beh. vai a sentire un concerto dei che ne so, The Sting, non è che te metti a poga'. <ride> ho detto Sting per far vecchio, però effettivamente facciamo il pop moderno, Ed Sheeran. Ed Sheeran. Io sono andato a un concerto di Ed Sheeran. Ti volevo ma chiedere ma capito? Lui che fa gli arpeggini la gente che, buh, che poga non, non è così quindi bello pogare, però a me piace pogare a Montelago per dire perché lì c'è sta eh, quindi, vabbè ma lì la musica serve proprio a quello Ah, ci sono pure dei gruppi molto fighi che io non ascolto, però molto fighi effettivamente. C'era sta roba incredibile, tipo Arpa e Dubstep. Mm -hmm. Tu dici, ma come mi è venuto in mente di crearlo? Perché il, il Montelago è il Celtic Festival, no? la musica celtica, cose, però è modernizzato, è presente. Vabbè, non parliamo di cose. C'è che... chi dice: ah, va, 'Io vado ai concerti proprio per pogare'. Oppure Gin che dice: oh. A me piace cantare tutti insieme ai concerti. Mi scalda il cuore. Di Calcutta e parte il poco con Paracetamolo, <ride> ma di, 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 cioè dipende perché a volte sì, magari i concerti sono una festa, a volte io voglio sentire il cantante e quindi non lo sento, mi incazzo, quindi io sento il disco, non vado ai concerti. Eh, ci sta. Per dire, no, io ho sentito um, Galeffi, che parliamo Oddio. di indie, allora okay, ti dico in mezzo male, Galeffi. Eh. Io sono fan di Galeffi, va bene? State calmi, adesso già mi immagino, ma come, ma, ti, ma, ma che cazzo voi? Eh? State calmi. Allora, io mi sento Galeffi, però Galeffi l'ho iniziato a sentire perché l'ho sentito live, che gli mm -hmm. stavo davanti, cioè era più vicino di questo computer in questo momento, e mi faceva, erano proprio chitarra e voce, lui e il suo chitarrista, mm -hmm. se cantava, regalami una moca per favore, così mi sveglio mm -hmm. accanto a te. E io stavo lì e facevo, beh. Però, bravo, cioè, sei un romantico beh, molto bello. Mi è piaciuto addirittura più così uh -huh. che poi quando l'ho sentito ne, nell'album uscito su Spotify. Quindi, vabbè. vabbè, un concerto che ho rosicato di non aver sentito è una roba de Skrillex del primo album. Quanta avrei voluto sentire? Live Skrillex. Così pareggiamo il conto Ma con Galileo. Matteo, non è che si poga lì salti per aria cioè lì eh. appena parte muah, un basso, tu hai un, il cuore si ferma. Quindi la parte il drop quello pesante fa... Comunque non ti preoccupare perché ognuno ha i suoi, diciamo, i suoi cantanti, i, i suoi cantanti a me piace Liberato. Tu lo sai a me piace Liberato. Io ce vado un fisso. Di te, mi piace comunque, però sicuramente. Io c ho, c ho anche il vinile di Liberato. L'altra sera, quando abbiamo sentito i vinili, mi hanno detto di tutti i colori appena tirato fuori il vinile di liberato. Però a me piace Liberato, raga. Che ve posso fare? Mi, mi piace proprio. vabbè sta, C'è sta. Simone, cioè, Simone. Simone. Cioè. Eh, beh, Galeffi e Indisi. Ti serve Marco Biondi? Aspetta, che vado a recuperarlo. Ti serve Vasco Brundi per la roba hardcore? Me non so cosa sia. Non conosco. Cioè, Mi stai suggerendo del nuovo indie? Sono fissa. Io sta rota dei indie. Se io avessi una barba vera, i baffi veri, è un attimo che mi potevo fare il baffettino, da indie subito. Salsamito89 dice: Giovanni sarò problematico. Ma il mio cantante preferito è Massimo Ranieri. Ma sai. A me piaceva molto Fabio Concado, per esempio. Ma, Ma che te ne fotte, Esatto. Eh, cioè. Dai. Come cose. Madonna. Stanno tirando cose. Vai. Voglio rimanere nel mondo musicale. Va bene. Nel senso che adesso ti cito un documentario, perché non okay. poteva mancare un documentario di chiedevano, chiedevano se c'era un documentario. Eh. Allora, c'è questo, questo documentario fatto da Scorsese su Bob Dylan. Oh. Sì. Non hai capito. Non, me non hai aspettavo capito. questo fuori di testa che canzone io? vuoi di Bob Dylan eh, vabbè vabbè come? faccio io so, fai faccio tu, io, fai tu faccio io, eh, io non, cioè, se ne parlo a chi non l'ha visto lo, lo mezzo rovino è Bob Dylan è storiografico no! è un documentario sulla storia eh, dai è che proprio io l'ho visto uh -huh. perché mi è stato suggerito uh -huh ma la persona che me l'ha suggerito ha avuto il garbo di non dirmi una cosa di questo documentario e, non e dire. io quindi ho visto e una volta finito ho scritto a questa persona ho detto oh mazza bello grazie di avermi suggerito questo documentario mm. e lui mi fa ma lo sai che <ride> e io <ride> e lui <ride> e quindi dopo un po' l'ho rivisto tipo il giorno dopo l'ho rivisto per cogliere quella ma... cosa lì certo. Mi ha aperto il cervello. Comunque è un documentario, okay. ok, so come metterla sul vago. Grazie. Il grande dilemma dei documentari, quando uno li vede o li fa, è quanto quello che sto vedendo è la pura realtà o quanto certo. è filtrata da qualcosa. Mm -hmm. Questo è proprio il no, la base del pensiero, della filosofia del documentario. C'è chi dice che il documentario è la realtà assoluta, chi io per esempio sono più di quest'altra scuola di pensiero che comunque è filtrato perché se tu inquadri qualcosa stai scegliendo di non inquadrare esatto, ciò che hai alle spalle esatto se tu fai un taglio di montaggio stai eliminando dei pezzi della storia quindi la, la realtà è solo quella che tu vivi in prima persona quindi qui cos'è la realtà e iniziamo a fare a filosofeggiare no, non serve un'altra volta il documentario, <ride> il documentario è il punto di vista di qualcuno su una determinata situazione mm -hmm. e questo documentario rappresenta per me al massimo L'abbattere le barriere del sì, ma questo non è proprio vero, sì, ma questo non è andato esattamente così, è così, al fine di diventare un prodotto di intrattenimento però fedele, cioè giusto, che non ti cambia dei punti di vista sul protagonista, anche perché è un protagonista un attimino conosciuto, quindi non è che poi inizia a dì cacate, eh, però c'è una. Una roba di base che quando lo vedete, e poi andate a cercare un po' come ha funzionato realizzarlo, ti fa scoppiare il cervello perché dici: Ah, che bomba! Ti ricordi come si chiama il documentario? Quello stanno chiedendo? Perché basta, credo, cercare documentario Forse Bob se Dylan. Sono, è, su, è su Netflix, comunque. Basta cercare Bob Dylan. Scorsese. scorsese lo trovi senza dubbio. Vediamo, vediamo, vediamo se lo troviamo. Altro l'altro Bob Dylan, personaggio di un certo tipo. Io come documentari musicali un altro che mi è piaciuto molto è stato quello sui Beatles. Che mi pare che avevo anche detto sui Beatles Do. di Ron Howard. Ah lo sai che non l'ho visto, mi sa. Guardalo, anche quello è molto bello. Senza parlare ovviamente di Amy. Vabbè. Eh vabbè. Amy. Eh, vai. Follia. No, stavo prendendo fiato perché stavo male. Si chiama Rolling Thunder Review. Questo, credo sia questo qua. Aspetta, ma è questo qua, giusto? Sì. Esatto. Sì, sì, è questo sì. qui che sta su Netflix, ragazzi. Basta e cercare veramente... Bob Dylan. È la prima cosa che esce. No, quello su Amy Winehouse è una roba folle principalmente perché i primi 45 minuti di documentario, forse anche di più, sono retti solamente da telefonate, audio e fotografie. Sì. Cioè tu, tu rimani attaccato come la colla allo schermo e quella è proprio capacità di scrittura e regia sì. di una roba che è già esistita e non puoi replicare, non puoi rifare. Tra l'altro l'altra sera, sempre con i vinili, abbiamo ascoltato «A me piace molto Amy Winehouse». La metto su quegli album su Spotify o ogni tanto sui vinili quando mi voglio rilassare perché a me quella voce rilassa quel tipo di musica rilassa tantissimo quindi è, è bellissimo quindi vabbè Matteo non ci vuoi dire più di tanto su Bob Dylan no, vi... non ve lo voglio rovinare mm -hmm. ve lo dovete vedere però è uno dei grossi dilemmi fatto adesso in chiave super piccola mm -hmm. che ho quando faccio i vlog cioè, cioè Ogni tanto nei vlog eh, mi capita di piegare un po' gli eventi, mm -hmm. cioè nel senso magari escludo una cosa che sta succedendo che per me è importante, ma per il vlog no, oppure mm -hmm. me faccio un parlato per aggiungere una cosa che non ho detto al tempo e quindi mm -hmm. cioè, anche lì sto piegando la realtà in qualche modo e il, il dubbio è, ma quindi che sto a fare, sto fregando chi vede i vlog? Però se non cambi il senso di quello che sta succedendo, ma arricchisci uh -huh. la per la fruizione per tutti, e quindi lo rendi più di intrattenimento e meno eh, no, ermetico che non uh -huh. si capisce in cazzo, allora a quel punto secondo me stai dando una marcia in più al prodotto. Una cosa è un vlog, una cosa è un documentario su Bob Ovviamente, Dylan. Ovviamente, però, però comunque l'approccio è sempre il dovrebbe... è simile. Esatto, quindi a volte modificare... Sì, nei documentari si fa spesso. Qual è il documentario su Beatles del quale parlavi? È un documentario diretto da Ron Howard, credo che si chiami proprio Beatles. Sta su... Stava sempre su Netflix, mi pare. Scusate un attimo, ve lo cerco. Tanto è facile, basta scrivere Beatles su... Tra l'altro sotto sta andando... Mm, no, non c'è più. Cercate su internet documentario Beatles Ron Award ed esce fuori. Non c'è su Netflix, vedrò se è su Prime Video mentre Matteo tira fuori l'altro film. Ma quanti siamo arrivati? Quanti ne mancano, Matteo? In realtà sto per dire il decimo. Ok, quindi ce avrai anche l'undicesimo, dai, te lo, te lo concediamo. Okay. Il decimo è un film italiano moderno. Oh, oh. Dogman. Oh. Dogman. Dog Dog Perché Dogman? È per me una speranza. Cioè, quando l'ho visto, mm -hmm. ho proprio detto attenzione, attenzione, quindi siamo ancora capaci. Cioè la estremizzo, eh? sto, sto esagerando, però mm -hmm. effettivamente ho proprio sentito che era un film per quanto mi riguarda perfetto: cioè non c'era okay. niente che non mi piacesse. Personaggi incre attori incredibili. Tra l'altro tutto il concetto proprio un po' neorealista del prendere l'attore dalla strada, quello mm -hmm. che è un caratterista, perché è quello che recita è proprio lui come persona. E, l, tutto il, contor, il contesto in cui è ambientato, che è un luogo non luogo generico italiano mm. m, centro Italia, Centro-Sud, ma generico senza sta di siamo a Napoli, siamo a Roma. Mm. Non è, è proprio così e è una. Una struttura del racconto che per quanto mi riguarda è stata veramente perfetta, cioè io sono arrivato a vari punti del film in cui dicevo madonna speriamo che continui a piacermi così tanto perché è un attimo che svacca e diventa la commediola italiana maledetta, invece mm -hmm. per quanto mi riguarda è rimasto top, cioè proprio l'ho visto, ho finito e ho fatto ma bomba, perfetto, bellissimo, bello tutto, cioè bella la fotografia, bella la regia, bello tutto, mi è piaciuto tutto. Molto bello. Ho sentito un gioco a bassa che copre Matteo. però mi pare che la musica proprio non c'era. Quindi non credo che ci sia qualcosa che copra sì, Matteo. Ma io che ho imparato a cantare eh. con eh, qui col culo sì. <ride> e quindi <ride> parlo e canto. No, Dogman è bellissimo. Io ricordo: sono andato al cinema a vederlo con Mauro Zingarelli e siamo ah. usciti dal cinema con la stessa idea, ma quindi siamo capaci, capito qui... vabbè. Però quello è, è anche vero che qua sta a parlare del Garrone. Quindi... Eh, ho capito. Che poi sono i migliori film che gli escono. Io adesso non voglio fare troppo il polemico. Però poi Pinocchio, perché tu l'hai vista al cinema, no, Pinocchio? Ho, visto, non no, ho, visto. Cioè, ho ricevuto dei feedback non proprio positivi. E quindi ho scelto di non andarci. No, no, neanche, però, anche. magari per i fatti miei, poi tra l'altro ha vinto pure dei premi, Dogman. No, no, è... Sì, è non dogman. ricordo cosa. Io sono una pippa sui premi. Sulle cose. Non sono capace. Oddio Dogman al cinema. Oddio, in che senso? Mezzo inutile Pinocchio, niente, mo stanno a parlare di Pinocchio, che è mezzo Stai inutile. A... Però ha fatto Dogman, quindi comunque... Beh, cantare col culo fa curriculum. <ride> cioè, Pinocchio è il primo film che io abbia mai visto al cinema, immagino, il cartone animato, perché se questo qua, cosa ne pensate di Sorrentino, poi alla fine di tutto ciò, magari dieci minuti in più ne parliamo di altre cose, eccetera. Ok, Matteo, quindi questo era il decimo film. Questo era il decimo film. Che ti ha dato quell'idea, siamo ancora capaci. Sì infatti l'ho messo in coda perché è proprio è, è una bella conclusione di lista cioè concludiamo con noi che siamo ancora capaci, una meno male una speranza che in Italia ancora si possono fare i film c'è un film italiano che detesti che oh, tutti dicono che è bello, bello, bello ma tu dici madonna mia che merda aspetta che è una domanda tipo difficilissima se te lo ricordi se ti viene in mente sai quel classico film che tutti dicono oddio un no, capolavoro eh, oh, potrebbe dire la grande bellezza che molti mm. hanno detto che era un capolavoro e a te magari ti ha fatto schifo però a me non mi ha fatto schifo no, la grande bellezza eh, mi ricordo siamo andati al cinema insieme a vederlo eh. la grande bellezza cioè, a tratti ho detto zio però anche meno sì. ma comunque l'ho apprezzato cioè mi è piaciuto, è piaciuto alla ma fine. quello è Sorrentino che è uno sborone quindi... E che senti qua, io, A me non piace molto sentire tanto il regista che mi alita sul collo. E Sorrentino no. è molto presente. Sorrentino molto. te sta qua, cioè proprio te si attacca all'orecchio e te dice guarda questo, guarda quell'altro, guardalo. Stile, per carità, è uno stile, Ehi. però. È... Poi chiedono se è no, Natale Sonni... è un film che proprio non mi è piaciuto e che invece a molti è piaciuto. Mm. Italiano, mm. ma forse manco, manco estero. La domanda è difficilissima. difficilissima. Vai con l'undicesimo, poi in caso lo tiriamo fuori. E poi farò una pausa per andare alla toilette. Puoi farlo? Puoi farlo. Stranamente ci devi andare tu e non io, è una gran cosa. Sì, almeno tu nel frattempo puoi Incredibile, dire... Incredibile, ovviamente. E, e come ultimo ti metto uh -huh. sempre un film d'animazione. Io ho fatto un po' il bimbo in questa... Strano, c'è un grande assente. Ah? Prego. Poi ti dico qual è, il, qual è il grande assente che io mi aspettavo. Vai, vediamo, ok. Wally, io ci metto Wally. Okay, Wally, questo me l'aspettavo. As pure vuole, cioè, Wally, per quanto mi riguarda, è la potenza del muto, cioè poter reggere 40 minuti di film d'animazione senza battute, perché i primi 40 minuti non parla nessuno Niente. se non il film che si vede nello schermino o la musica che parte, ma è tutto solo tutto così e, e quindi è potenza di scrittura E di design di questi personaggi Che sono perfetti anche se non parlano C'è cioè un lavoro sulla costruzione estetica mm -hmm. Dei protagonisti che fa paura No è molto bello. Quando l'hai visto questo? Te lo ricordi? Wally forse l'ho visto al cinema mi sa che Wally l'ho visto al cinema Quando sei uscito? Io, io tendo a non ricordare la prima volta che mm. vedo un film però ti ricordi il film, in... eh? Tese, ma più che altro perché adesso sono tutti film che ho rivisto varie volte, uh -huh. e quindi ogni volta sovrascrive no, le volte prima. Quando sei uscito, che cosa ti ha lasciato Wally? Perché è uno di quei film abbastanza be bellissimo, Wally, e dallo stesso punto di vista è terribilmente inquietante perché tu dici, stiamo andando là, eh? Beh, sì, cioè, anche quello che stiamo vivendo adesso è un esatto. po' molto, molto Wally. Eh, no, a me ha lasciato principalmente il fatto quanto possa essere comunicativo un essere di metallo, mm -hmm. cioè quanto siamo diventati capaci a comprendere il, questo, cioè il fatto che bastano pochissime cose che si muovono sulla faccia, e improvvisamente stai comunicando qualcosa, ma su uno, una cosa inespressiva. Cioè, Wally è un robot e mm -hmm. I robot fino a quel momento non, io non l'ho mai visti così espressivi. Wally è pazzesco perché l'altezza degli occhi, l'inclinazione degli occhi, il diaframma che si apre e si chiude. È, è tutto di lui comunica qualcosa. E quindi a me ha sorpreso proprio dal punto di vista dell'impatto emotivo: che poi c'è una scatola gialla con le ruote e due telecamere sopra. Però è stato disegnato e studiato esattamente per darti l'idea che Wallie è un cucciolo. Eh beh, è proprio il cagnolino che si abbassa esatto. e fa l'occhio così. E, e lei, lei è pazzesca, cioè lei è che è bellissima. proprio l'essere Apple per eccellenza. È lei è meraviglia. bellissima e lineare tremendamente: quindi fredda, tremendamente fredda perché è tutta bianca, tutta lineare, tutta pulita, però allo stesso tempo figa perché è proprio bella. Ed è la donna perfetta. È... Per me c'è la, la sequenza quando lei va in stand by perché trova la piantina, no? Sì. E lui quindi se la trascina in giro, se la porta e prova a prendere la mano, ma rimane incastrato dentro di lei. Che è perfetto! Cioè, già solo quello è un corto perfetto che sta in piedi da solo. È bellissimo. Quindi, Matteo, a parte di essere tremendamente romantico, allora tiro fuori la lista. Quelli che hai detto: Sono il Dai. gigante di ferro, il primo episodio di Lost la prima stagione, se mi lasci di cancello: il concerto live dei Coldplay, Blue Valentine, Drive, Fight Club, Up, Rolling Thunder Review, che è a Bob Dylan Story, Dogman e Wally. Proprio così. Me ne manca uno, però. Cosa ti manca a te? Mi manca The Truman Show. Sì, è vero, è vero. Come, perché? Come mai? Perché eh, ovviamente a The Drum Show ci ho pensato, ma se ci, vedi, non ci ho messo manco niente di Kubrick, che per me è. E no, infatti, io mi aspettavo Kubrick e The Drum Show, ti aspettavi tipo che ne so, Arancia Meccanica e no, The, no, The Truman no, Show? No, no, qualcosa di Kubrick perché so l'importanza che ha avuto Kubrick nella tua esistenza e anche nel tuo lavoro. So che lo ti piace molto oh. e. The Truman Show, ora io perché ti conosco da diversi anni mi viene in mente questa cosa, però The Truman Show è quello che mi manca di più rispetto a qualsiasi cosa di Kubrick. Sì, sì. Allora, The Truman Show non l'ho messo semplicemente perché non lo riesco a collegare a un momento specifico della vita, cioè non è un'emozione di un momento della vita. Per me The Truman Show è come se fosse sempre esistito, forse perché ero piccolo quando è uscito e quindi uh -huh. l'ho visto prima in maniera un po' superficiale e poi ho iniziato a capirlo le volte in cui l'ho visto dopo... Cos'è? Tipo... Metà anni 90 sarà The mi ricordo, Show? Mi ricordo che l'ho visto al cinema... Quindi Vediamo... Quindi sì... Sarà metà anni 90... 98 no... Fine anni 90... Vabbè comunque c'avevo 8 anni quindi... Mm, Mary, comunque, non è che c'è no. tutta questa capoccia per capire... Eh... Però boh non lo so... Ci ho pensato a The Truman Show ovviamente... Perché è proprio... Me l'aspettavo... Sì... Eh, Però sì... Non dire? essendo collegato a un momento particolare ci sta... Qua ti chiedono... Se è possibile una tua, una tua listina di film di Kubrick. Oh mamma, andrò a pisciare. E vai nel frattempo, pizzo la listina di Va film di Kubrick. Vai a pisciare, vai a pisciare. Ti attendiamo. Ti attendiamo. Allora, ragazzi. Aspettiamo che Matteo torna. Intanto ringrazio a tutti quelli che si sono iscritti, ringrazio alla gente che semplicemente segue il canale, grazie mille ragazzi, a quelli che si sono iscritti a Prime, eccetera. Io vi chiedo scusa se quando facciamo queste chiacchiere con le persone non, non leggo molto la chat. Chi sta qui sempre sa benissimo che io la chat la seguo quasi messaggio per messaggio, però, quando ci sono delle chiacchiere, in questo modo è difficile seguire anche la chat, adesso ci facciamo, fino a quando Matteo riesco a tenerlo, ci facciamo qualche un po' di chiacchiera su cose in generale, staremo molto più attenti alla chat, ve lo prometto Best dice le conseguenze dell'amore, best film di Sorrentino, sono d'accordo, è il primo film che ho visto di Sorrentino e me ne sono innamorato immediatamente, il software che uso per la live si chiama Streamlabs, no? Eh, lo so che devo cercare di coinvolgere la chat, ragazzi, però lo faccio sempre. Chi sta qui lo sa che lo faccio sempre, che me li leggo proprio messaggio per messaggio. Però in queste chiacchierate è un po' più difficile. Eh, lo sapete benissimo. E basta. Infatti adesso mi sto andando a cercare qualche documentario. Qualche documentario, qualche messaggio. Io della, della prima volta al cinema, ok. Miglior film su Batman, buh. Adesso, adesso vediamo che torna Matteo. Che giustamente ci aveva da evacuare. È un'ora e quaranta che lo teniamo qua. Mm. Sì, effettivamente. Fabio dice: L'unico su Twitch che caga la chat. No, lo fanno tanti altri, però devo dire che: eccolo Matteo, è tornato. Riecco di come è, com è tutto posto? io mi domando se finirà questa cosa di pensare al tutorial di Barbara D'Urso su come ci si lavano le mani ogni volta che ci si lava le mani io ci penso spesso e non va bene questa e cosa tu fai tutto eh, lei ha fatto no sopra sotto fai lì tati, tiri, poi nessuno lo fa veramente così perché dai su, però, eh. però ti devo dire che in questi giorni ogni volta che arriva un pacco Amazon mi ci manca so solo che invece me metto la candeggina sulle mani perché eh vabbè, sto sta, lì in sta. cucina per un quarto no, d'ora che poi uno ci fa più attenzione effettivamente mm. Io già so un maniaco che me le lavo 76 volte al giorno. Poi in più, capito, devi segnare. C'è cioè una scusa uh -huh. per essere pazzo. Uh -huh. Quindi, lista di film di cubri. Esatto. Se ti va, sì, la, la chiedono. Forse io metto uh, Shining come primo. Ok, perché vabbè, a parte il, proprio poi averlo capito dopo le cose che sono state fatte dentro Shining, per dire, io già l'ho detto in un video la cosa della Steadicam che insieme a Rocky è il primo film sostanzialmente dove è stata usata la Steadicam sul serio con Garrett Brown che era l'inventore e stava sul set cioè io mi viene proprio da pensare a queste cose Kubrick un giorno chiama Garrett Brown e gli fa Oh, Garrett porta la Steadicam famo una prova fanno dentro sta prova nel labirinto Ah, beh, è una roba il, 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 il triciclo nel corridoio che va con Garrett Brown che lo insegue ma sì, siamo pazzi che lì era un cioè... misto fra la Steadicam e la sedia a rotelle perché sì, anche lì fu, il la corridoio. Sì, fu la prima volta che si usò una macchina, c'era sempre lui con la Steadicam, però oltre che a camminare c'è tutta una sequenza che fecero lui con la Steadicam seduto su una sedia a rotelle. Pensate, no, invece il labirinto era proprio che. Il labirinto era lui con la, la Steadicam, assolutamente, che tra poi, visto oggi, fa schifo, cioè è una Steadicam usata male ma il, tu sei l'inventore perché giustamente poi l'ha perfezionata nel tempo è diventata molto più c'è gente che chiede cos'è una steadicam la, la vuole... steadicam è un oggetto che serve a stabilizzare l'immagine cioè la, la videocamera, la cinepresa è come se fluttuasse per aria perché c'è un sistema di cuscinetti e a sfera che toglie qualunque movimento tu puoi imprimere sulla macchina cioè se tu cammini la telecamera fa questo con la steadicam c'è un sistema di molle e contrappesi che annulla questo, questo movimento sostanzialmente quello che oggi sono diventati eh, gli stabilizzatori elettronici a tre assi, quelli che premi il tastino e la macchina fa VM e si raddrizza. Ok, È finito. Cioè, ogni volta che in questo canale parte il momento tutorial, c'è cioè che qualcuno ah. spiega qualcosa a qualcun altro, parte aria sulla quarta corda. Beh, eh. immagino. Abbiamo, abbiamo deciso di fare questa cosa. Purtroppo <ride> non ti posso mettere l'eco incredibile sulla voce, se no te l'avrei messo. Eh sì, sì, e cazzo. quindi questa è la serie. quindi Shining come... Shining, come secondo forse metto proprio Arancia Meccanica, sarò pop perché... Ok, no, Arancia Meccanica sì è pop, ma tu almeno sei uno di quei pochi che sanno di che cazzo parla veramente Arancia Meccanica, perché ne abbiamo già parlato, quindi a me sì. è... Vabbè, okay, è il motivo per sì. cui a me mi fa uscire di testa quando vedo la gente che va in giro con la maglietta con i drughi e non ha capito un Vabbè, cazzo. però Beh. quello è quando diventi un fenomeno talmente... Mm -hmm universale che a quel punto ti metti la maglietta e finisce là. Uh -huh. Per questo metto magliette nere, così non esatto, posso sbagliare, cioè non è che magari trovo il logo di qualcuno. <ride> e... e vabbè, Arancia Meccanica non, non è inutile parlarne, Arancia Meccanica arancia che cavolo, meccanica. perché ne devo parlare Aspetta, io. Aspetta, nei mi mio amico metto... dice "Ma hai visto Arancia Meccanica, zio?" No, lo devi vedere Arancia Meccanica. Dai, eh, va visto va visto eh, e quello nel senso a questo punto per quanto mi riguarda non è legato a eh, l'ho visto da più giovane no, 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 no perché ero già cioè già era un film vecchio quando l'ho visto sì. io però eh, cioè... questo, questo neanche io sono arrivato a vederlo dal cinema eh, capito? neanche che io canso, ci no? sono arrivato no per diversi motivi non ci sono arrivato anche perché Arancia Meccanica fu ritirato dai cinema perché Kubrick stava ricevendo minacce di morte e quindi chiese alla Warner questa non la sapevo non la sapevi, e no. Siccome appunto nessuno o pochissima gente aveva capito realmente di cosa parlava il film Kubrick riceveva minacce di morte in ah, continuazione sia a lui che a tutta la sua famiglia e quindi chiese, Fight Club, come logica. Esatto, chiese alla Warner di ritirare Arancia Meccanica dei cinema almeno da quelli inglesi accettarono ah. di ritirare il del film dal cinema ma in cambio volevano un contratto a vita. E lui dovette Bene. firmare, cosa di cui era assolutamente contrario, ma dovette firmare questo contratto a vita, però in Inghilterra si eliminò. Venne cioè elevato arancia meccanica dal cinema. E anche Bene. in tanti altri paesi subito dopo seguirono l'Inghilterra per vari motivi. Però c'è questa storia dietro. Bene, poi. Quindi... E poi metto il terzo. Sì. Che è Eyes Wide Shut. Ah, questo non lo nomina mai nessuno quando si parla eh. di Kubrick. Perché Eyes Wide Shut? Perché è ossessivo. È un film mm -hmm. è proprio Kubrick quello. Cioè, nel senso è malato. È, non lo so, ti, ti, ti rompe il cazzo. Mm -hmm. Ma in senso buono, cioè, ti trapana dentro. E secondo mm -hmm. me era io credo sia tipo uno degli ultimi che ha fatto, no? Se non addirittura l'ultimo forse è l'ultimo, è pure mezzo postumo può essere. Qua dicono: vabbè, è un film postumo praticamente. Ma anche a me piace moltissimo. Sì, non è, cioè, nel senso arrivò a finirlo. E, e morì quasi subito dopo. È tipo che non ha visto quando è stato distribuito questa roba del, del genere. genere. Comunque è Kubrick a me ha sempre affascinato per la, la malattia che ci metteva mm -hmm. all'interno della direzione dei suoi film. Sì. Ma dal punto di vista proprio, cioè per dire, anche la cosa della Steadicam è sì. una roba talmente sperimentale che solo se sei matto te la puoi accollare. Cioè, ormai non esiste più forse questa cosa. Quando sono arrivati i droni, forse poteva essere un inizio di mm -hmm. sperimentare cose tecniche particolari. Però al tempo era veramente una roba rivoluzionaria. E io mi immagino, insomma, da quello che poi ho letto su Kubrick... Lui era completamente pazzo. Cioè, lui era una merda come persona. Faceva schifo, faceva cioè piangere gli attori, gente che andava in depressione dopo aver lavorato con La lui. La tizia di Shining, dopo aver lavorato con lui, ha È impazzita. Completamente impazzita e ha smesso. E in qualche modo... È una roba che mi affascina, cioè è brutto da dire, però effettivamente è proprio che tu quando vedi un film, io almeno un po' colgo di questo male che c'è dentro, questa sofferenza nel dover fare quell'immagine proprio in quel modo perché maledizione, come ce l'ho in testa. E invece, secondo me la regia è un'unione di tanti fattori, cioè tu sei il regista, ma poi c'è il direttore della fotografia, c'è l'operatore, c'è il fuochista che a seconda di come cambia il fuoco ti dà un, una determinata sensazione su quel cambio di fuoco, c'è gli attori per la miseria. Invece Kubrick, secondo me, era uno di quei registi che doveva proprio essere come era nella sua testa, e punto e basta. Cioè, quello doveva essere. E quindi mi ha affascinato vedere dei film dove questa cosa esce tanto fuori. Aspetta, che Daniele, non so perché, ha tirato via un euro, però ha fatto una domanda. Quindi, <ride> Ma cerco di rileggerla. Aspetta, che è arrivata un, una notifica che non capisco. No, non riesco a leggere la domanda di Daniele. Ok, qual è l'ultimo film che ti ha colpito particolarmente nell'ultimo periodo? 1917, mm. Che mi ha colpito. Chi nel ha senso. Colp eh, questo dice. Dai, non penso con una, con una katana che ti ha colpito. No, è l'ultimo film che ho visto al cinema, tra l'altro. Mm -hmm. Senza sapere che fosse l'ultimo poi... film visto al cinema. Esatto, perché poi succede. successo Per, per fortuna. Successo... Penso come me lo vivevo male. Mm -hmm. E mi ha colpito, nel senso che a un certo punto ho smesso di contare dove erano i tagli fantasma perché ha funzionato su di me l'entrare nel film. Quindi in qualche modo, se non stai lì a guardare. Oh, vedi, qui c'è la tendina. Oh, vedi lì c'è buono. Questa è un'idea che ho anch'io, nel senso e quindi ti chiedo se anche tu lo sei, il fatto che a un certo punto quando cominci a analizzare il film, le inquadrature, i tagli, le cose, la pellicola è perché il film di per sé ti sta annoiando. Cioè, magari ci può essere un po' come Drive, cioè che ti ha colpito la fotografia immediatamente, quindi un po' sì, l'hai sì. seguita, ma nello stesso tempo però ti è piaciuta molto e hai seguito il film. Se io in un film tipo 1917 a una certa mi fermo e mi metto solo a cercare i tagli fantasma vuol dire che 1917 mi sta a rompere no, le palle. Ok, vero, però è anche vero che sapendo che film stavo andando a vedere io partivo già a rota mm -hmm. che dovevo controllare, cioè dovevo fare il controllo qualità, tipo ah questo è uscito, ah questo potevi farlo, e invece ovviamente questo poi non, con un film come 1917 non ti succede. Perché è perfetto da quel punto di vista sì. tecnico, è perfetto, però siccome poi è perfetto, a un certo punto ho smesso di fare questo giochino, non per forza perché mi stesse piacendo il film, ma proprio perché era perfetto. Mm. Cioè se io avessi visto un taglio che mi mm, suonava e non mi suonava, io qualche taglio del 1917 ho un po' rosicato, che è proprio mezzi gratuiti nel senso ma che cavolo stai a fare un film di questa portata e ti serve la quinta davanti però era talmente una bomba che ho poi nella, la seconda voce nella testa era ma che te frega te stai zitto te fai i cazzi tua vedi sto film e state buono Nico che ha donato tre cazzilli ti ricordi i cazzilli? Ah, chiede cazzilli. io sono dell'idea che se non avessero parlato per mesi che era tutto un finto piano, sequenzo, la, eh, finto piano sequenza la gente se lo sarebbe goduto di più però avrebbe funzionato di meno forse cioè, sta cosa che era un piano sequenza è quello che ha portato molto eh. l'hanno percepita. Poi che fosse un finto piano sequenza, perché nel senso non, adesso si fa così, è giusto che si faccia così. Ecco, io me la prendo con quelli che dicono, è eh, però, cioè, nel senso così, eh, sono tagli che te frega. Ma non è un saggio tecnico di scenografia per far vedere che sai costruire tutte le location attorno a un cilindro è un escamotage narrativo, cioè lì è di nuovo la tecnica in funzione della narrazione. Assolutamente margina. sì, cioè serviva proprio a quello, un po' come i eh. film in piano di sequenza, tipo come cavolo si chiama, eh, Berman, esatto, il eh. Marini ha tirato fuori Berman Beh, aveva senso. C'è una serie di dettagli che fanno proprio cacare. Sì. Però ci aveva, aveva senso anche là il piano sequenza, perché è comunque un certo. film che racconta di una roba che accade in teatro, come succede in teatro, che tutto parte, non ci sono tagli, eccetera, ed è tutta una tirata fino alla fine, ha senso pure là. Bello. Certo, c è, c è. È molto bello, molto bello. Scusate, scusate ma, 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 Matteo, ti va se ci leggiamo un po' la chat? A te credo. Matteo, film comico preferito, chiede Collezionista 97 che ha mandato 5 cazzilli. Il mio è Clerks, ti ha detto il suo. Il tuo qual è? Collezionista 97. Eh. Eh. Un film coniugo che ti ha fatto molto ridere. Non ti permetto qui la serie perché so già la risposta. No, e no ne voglio no, sapere una. No, uno no nuovo. avrei detto un film. No, sicuro, forse tipo Ace Ventura Missione Africa. Io non ce la faccio. Si Con caca. Jim Carrey, prima. Si, eh? caca, si, caca dico, si caca, si caca che loro dicono: si caca. Si cacca. Non lo so, è quel Jim Carrey che io la stessa faccia la vedo un milione di volte e rido un milione di volte. No... Scusa, qual era la serie comica? Secondo te che avrei detto? Scrubs? Ah, pensa invece, avrei detto Boris come serie: ah, sì, io ah, Boris ho, ho appena finito Scrubs. il quinto rewatch della mia vita. Beh. Stavo di nuovo a ridere. Di nuovo, ma come fanno? Io pensavo Scrubs, ne ero convinto, perché so mm. che come, come a Marco Cioni a te Scrubs ti è piaciuto Scrubs molto. Scrubs è pazzesca per quanto mm. mi riguarda, però non fa sempre tutto ridere di Scrubs, cioè Scrubs stai male, stai bene, ridi, piangi, mm. è tutto. Un... Eh, Non l'ho mai visto tutto Scrubs, ho visto solo eh sì, sì. la parte comica. Qua i moderatori io ogni tanto, scusate, prendo il telefono perché mi stanno massacrando dicendo che devo leggere quelli che sono tutti i cazzilli che vengono mandati e le varie donazioni che vengono mandate. quando arrivano... Michela dice di Scrubs e il cofanetto. Visto che hai tirato fuori Boris, che ne dici di Pannofino? Pannofino? Cioè... Che senso? Che ne dici? È carino. René Ferretti. Beh, Pannofino è tipo la voce che non ti aspetti collegata alla sua faccia finché non lo vedi in Boris ma sai che ti dico una cosa io di Pannofino io ho paura, tu come ben sai io ho paura di viaggiare in aereo lo prendo ma ne ho paura tu dici addormenti io mi cago sotto la voce di Pannofino che legge Harry Potter mi rilassa in aereo e eh, eh, vedi no, comunque Pannofino c'ha una voce che è fuori di testa però siamo d'accordo che la sua faccia collegata a quella voce mo sì, perché ce l'abbiamo visto tutti in Boris E ok, però io quando ho visto Boris la prima volta la voce di Pannofino ce l'avevo già chiara in testa perché ha doppiato tutto il mondo sì, cioè ha doppiato il doppiabbie cosa. e io l'ho visto e ho fatto ma che cazzo stai di questo tizio col baffetto, ma com'è possibile no, quella voce lì, è George Clooney quel tizio con il baffetto cioè hai capito? Lui è George no, no, no Il Marto che cammina chiede Che ne pensate di Community? Discorso a parte, avete cultura sugli anime? Credo che eh, Community no. Sia un anime Provo Io a immaginare proprio... Super ignoranza Death Note, fine Io solo esclusivamente Death Note Non ho visto nient'altro Io manco Death Note Bello quello, però non devi vedere film su Netflix Fai finta che non l'hanno mai fatto Va bene mi deve avvicinare perché non ci vedo oddio community non è una sitcom chiede Michela community mi sa che l'ha visto solo lui documentari niente te questa cosa che tu giustamente è la, la quarta volta che lo leggo c'è giustamente gente che chiede documentari che se... cioè consigli su documentari? sì perché Consiglio visto che giustamente tu sei quello dei documentari, eh, dei documentari in realtà quando si parla di arti visive, cinema eccetera, appunto si parla di cinema, si parla di serie TV, ma di documentari se ne parla veramente poco. Sì, adesso un po' di più per fortuna sta iniziando a... Da quando a Netflix ha fatto capire al mondo che i documentari non fanno schifo, cosa che avevamo eh. capito tempo fa, però eh, molta gente crede che il documentario è ancora il tizio che dice... Il, il, piccione, leone e la il leone e la gazzella o il piccione quelli. si scoppia due volte l'anno no, i documentari non sono quelli i documentari sono tutt'altra cosa tipo tu me ne hai consigliato uno che era quello sulla storia di, quelle, di quel gruppo religioso ah Wild Wild Country Wild su Wild Osho, country. che era questo santone indiano tipo inizio anni 80 una mm -hmm. storia folle completamente, sembra inventata da quanto è folle eh, però è veramente successa questa enorme comunità di persone si è, che ha creato questo, questo villaggio, questa comunità appunto in America, ma tipo in mezzo ai campi, sono erano completamente fuori di testa. Il documentario a puntate racconta tutte le vicende che portano alla crescita e poi a un momento di calo di questo. Di questa comunità incredibile. E quello c'ha una regia interessante. Quello c'ha una regia assurda perché è tutto composto da testimonianze fatte oggi, interviste fatte oggi a persone che hanno vissuto 40 anni fa sta storia. E perché gli anni 80 sono 40 anni fa? Questo volevo solo perché io continuo a pensare siano 20 anni fa, perché nella mia testa siamo nel 2000, ma non è così. Non è così. Maledizione. Come si chiama quel documentario che, avevi, che parlavi sulla storia dell'hip hop? Perché me, me l'hai nominato più volte, io non mi ricordo cos'era, hip hop revolution, no? Eh, non mi ricordo se è evolution o revolution, credo evolution. Credo anch'io evolution. Eh. Che dicevi che anche l'altra sera quando si parlava di vinili, qualcuno mi ha detto evolution. non toccai i vinili con le dita, tu hai tirato questo documentario dicendo che i vinili li facciano fare le peggio cose. Eh sì. Hip Hop Evolution è invece una serie che racconta appunto tutto il, il nascere e l'evolversi sì. del mondo hip hop, del rap, legato a, proprio al fenomeno culturale del, dell'hip hop, sì. che è una roba su cui sono super ignorante, nel senso anche avendo un omonimo rapper comunque non ho mai studiato il mondo del rap, eh, però è fichissimo perché è un tipo di cultura che nasce da una voglia di comunicare fortissima, una cultura che è nata in modo super veloce e che poi... Il, Tipo, la cosa super divertente è che nei primo episodio, secondo episodio, si vede perché sono nati improvvisamente tutta una serie di gruppi che riuscivano a mettere i dischi. Mm -hmm. Che c'è stato un mega blackout in America che ha portato a svaleggiare tutti i negozi di Manhattan. E quindi in questi negozi tante persone si sono inculati le piastre per mettere i vinili e gli impianti di amplificazione. Quindi, grazie a questo furto enorme, improvvisamente sono nate tutta una serie di, di gruppi che mettevano musica e, e imparavano a mettere i dischi, a, a, fare il, il, a sfruttare il break dei pezzi per creare delle basi. Assurdo, perché si sono inculati i giradischi in giro sono inculati i giradischi, cioè quello è stato lo sprint che mancava in qualche modo, cioè nel senso tecnicamente la gente non poteva permettersi grandi attrezzature. Esatto, poi ce n'è un altro che si chiama I ribelli, che... Eh sì. che avevo visto tempo fa, che appunto parla della storia di Dottor Dre e del, della, del, della Beats praticamente. Sono due storie incrociate, cioè Jimmy Iovine e Dottor sì. Dre, Jimmy Jovine è un super produttore musicale che cioè, tra i suoi prodotti c'ha cioè, tipo Eminem, per dire per dir uno, Miles, a caso, uno a caso, cioè cose un attimino importanti, e è partito come ingegnere del suono scrauso che si limitava a fare i livelli audio dei dischi prodotti in sale registrazione e poi è diventato Gesù della musica, e Dr. Dre invece che era prima un gangster con la pistola in tasca e poi è diventato un imprenditore, esatto. che però resta un po' ah si dice Jovain Jimmy Jovain okay. eh, okay. non si smette mai di imparare e, che Dottor Drake era un teppista ed è rimasto un coglione e la prima cosa che si vede nel documentario oh, è bella. che lui in quanto tizio sborone che deve far vedere che ce l'ha enorme e questo non è spoiler perché è proprio la prima cosa che si vede nel primo episodio in una live su Facebook dice Ah, abbiamo venduto la Apple per non so quanti miliardi e non lo poteva dire il progetto delle Dottor Dre, le cuffie, le cose, e questi quasi gli chiudono il contratto, cioè quasi perdono l'occasione della loro vita perché lui sta a fare una live su su, 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 su Facebook. Sì, dice il giustamente Dottor Dre, top producer musicale. Certo, ma io quando dico che è un coglione lo dico per idee: cioè è Dottor Dre per Giove. Il Marto che cammina regalato ha inviato 10 cazzilli, grazie. E, e poi Dottor Dre, sì, top è Michele ah, che dice questa cosa. E poi ci sono un sacco di domande su varie serie, vari anime. Che se ce li leggiamo tutti è veramente una follia. La raga... B32 dice: Free solo wall, hai visti, Frisolo e downwall, l'hai visti, ma tre Frisolo me ne parlavi, eh? Free mi è piaciuto tantissimo, a parte che proprio. Ah, che tensione io stavo. <ride> mi sudavano le mani in un modo folle. Che poi ho capito perché lui fa queste cose. Me l'ha spiegato un'amica medico, perché vuole morire? L no. No, lui gli manca una parte del cervello, cioè un, una, un elemento del cervello che è quello che ti fa percepire i... Che, io ovviamente sono ignorantissimo dal punto mm -hmm. di vista medico, è una cosa che i bambini non hanno e che si sviluppa con l'età, mm -hmm. ragion per cui un bambino si può buttare da una rupe perché non sa che sta per morire e un adulto invece non lo fa. E lui questa cosa non ce l'ha sviluppata nella capoccia e quindi grazie al cavolo che scali di... come si chiama lì e eh, il capitano a mani nude, eh, ci cioè, mancherebbe, cioè, quindi, sei matto. Quindi lui non riesce a percepire la paura di morire? Sì, tipo che non ha quel, quell'elemento che ti fa capire zio se cadi da qui muori, cioè è, 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 non so quanto sia poi sottile questa cosa nel mm. suo ragionamento, però si capisce che lui è completamente pazzo dal documentario, cioè lui più volte dice io sono depresso, Tipo, a un certo punto gli chiedono: Ma tu sei depresso? e Lui fa... Fine. Non sto bene. Questa è la sua risposta. Quindi sì, non calcola il pericolo. Ecco, questa è la... Sì, in effetti, non, non calcola pericolo. il pericolo. Il Marto che cammina continua sempre con 10 cazzilli e dichiara: Siete l'originalità fatta persona di YouTube e Twitch Italia. Beh, madonna. Beh, bella pesante. Cioè, bella. Sei, sei lo l'origine, eh? Ah, ammazza V per vendetta, eh. che hai tirato fuori, eh? Mezza bomba. Mi ricordo quando sono andato a Cina a vedere V, v per vendetta, c'era gente che diceva io adesso devo andare a spaccare tutto. E ho detto, perfetto, non hai capito eh, un forza. cazzo del film, però ti viene voglia. No, però ti te, te, sale dentro, madonna. Che ti viene voglia, è bellissimo. Niente, che documentario mi sono perso il titolo. No, si parlava di film, però, avendo finito la classifica dei film l'abbiamo già ripetuta, stiamo rubando a Matteo un qualche altro minuto per parlare di film, ah. perché tanto è domenica sera andò cazzo a Namon. Possiamo andare No, a ce l'ho, ce l'ho dei documentari invece fichi Vai. di cui non ho parlato. Vabbè, a parte il classico abstract, che già abbiamo detto okay. un milione di volte, penso che a un certo punto abbiamo, abbiamo pure film, stufato. Abstract, bomba. La prima stagione parla di creativi, roba di design, la creatività, il design. Come possono rivoluzionare dei canoni artistici, mettiamola così. Persone che hanno creato rivoluzioni estetiche. Ma invece mi è piaciuto un botto dal punto di vista della regia. Boh, magari mm. mi prenderanno per matto. Aspetta, come si chiama? Ugly delicious. Hai visto. Aspetta, mi sa che si chiama. Sì, Ugly Delicious, che praticamente è un, uno chef mm -hmm. che va in giro a intervistare, ogni episodio parla di una categoria di cucina, ah, sì, quindi tipo c'è l'episodio sul barbecue, l'episodio sulla cucina giapponese mm -hmm. e lui va a intervistare tante persone che sono i rappresentanti, i massimi rappresentanti di, quel, di quella categoria. Il primo episodio è sulla pizza, per esempio, quindi parlano del fenomeno della pizza americana, il fenomeno della pizza italiana. Ed è ha una regia molto figa perché ti intreccia in maniera molto bella questi, queste testimonianze. Molte volte, ovviamente, una va in contrapposizione all'altra. Con L'americano cioè, che ti dice la vera pizza è americana perché noi siamo il 90% della pizza mondiale. Che poi è vero, però nel senso stai calmo. E il napoletano che ti fa la vera pizza, state calmi, è quella che mangiate qui da me. E quindi è, uh -huh. non lo so, è fico come intrecciano il percorso per arrivare alla fine a una. Nessuna verità perché non c'è una vera verità sul cibo. Edil edi, oddio, sti nick. impossibili. Edil yalx re dice che sì, bomba. Comunque, ragazzi... eh, vabbè, dice che bomba. Ora dovrebbe uscire la seconda stagione di Aggressius. Eh, pare di sì. Che bomba. Chef Table è super figo, dice Marta. Chef Table, molto bello. Tra mm. l'altro Chef Table è fatto il regista di Chef Table è quello che aveva fatto ehm, anni prima eh, hi Hiro, giro, Hiro, Shiro, non so come si dice, l'arte, il re del sushi, che era ah, questo sì. piccolo chef piccolino giapponese che tipo il suo eh, ristorante ha tre posti a sedere, una cosa microscopica. Ed era girato proprio tipo a 5D e 50 mm, c'è cioè una robetta fatta così. Infatti tecnicamente è molto povero. Però, Però si coglieva già che lui era completamente flippato del cervello ed è maniaco della precisione. Sì. E Chef Stable è un saggio tecnico di come si deve fare il food porn. Cioè girato proprio... in una maniera incredibile. Chef Stable, fra l'altro dicevo ieri sera in chat, quando parlavamo di diverse cose, che c'è anche una puntata girata in Sicilia. A Noto, vicino Siracusa, no, in... no, quando sei venuto in Sicilia, non mi pare che siamo stati a Noto. È tipo la seconda o la terza puntata della quarta stagione, la puntata che parla della, della pasticceria. E c'è ah, sì. il bar Sicilia, c'è questo tizio. Che, fra l'altro, il bar Sicilia tu ce vai, te sedete Vi Aspetta 20 minuti come minimo perché ci sono 20 tavoli e sono sempre tutti occupati. Non c'è modo di sedersi. Comunque, Moko ha detto la parola sushi. E Ho adesso ti è voglia. A stare male, Quanto io saranno tre o quattro mesi che non mangio sushi, perché da quando è cominciato sto bordello. Era già un mesetto perché c'era stato un giorno di un po' di tempo fa con una persona che conosciamo sia io che te. Sono andato a mangiare sushi, e praticamente siamo usciti da là dentro che. Stavo vomitando di quanto ne abbiamo mangiato, quindi ho detto: vabbè, basta sushi per un mese. E poi è successo quello che è successo, quindi adesso è basta sushi da quattro mesi. Eh. Io ho il salmone abbattuto in surgelatore, mo' perché atta Ma manca così tardi, mo' quando attaccamo, mi faccio un po' dei pezzetti di de sashimi con la salsa di soia. <ride> Settimana scorsa hai riuscito ad ordinarlo, Michela, dice "Eh, ma io non ho ordinato niente da mangiare, in quel tu hai fatto ordinazione". So che non c'entra no. un cazzo non hai fatto ordinazione Perché il sushi proprio è quello che ancora non mi accollo come idea, perché un conto è la pizza mm -hmm. che cioè la cuoci nel forno, che la palla la ficchi nel cartone, chiudi il cartone, fine della storia. Il sushi è proprio che stai lì a smanettare, sì. capito? Sì, io ho fatto sushi. Va bene, ragazzi, che facciamo? Sono passate due ore e dieci Io direi: Matteo, dimmi tu. Se hai voglia di restare, restiamo. Se vuoi andate a far sushi, se andiamo a, a far sushi. Io possiamo decidere di chiudere tra 20 minuti se va vuoi. Bene, cioè, va entro bene. mezzanotte. Va bene, entro Così, mezzanotte. Puliti proprio. Poi chiedono: Matteo cosa, ch cosa ne pensi di Breaking Bad? Così ho trovato a caso bello il Twitch che dice: cosa ne pensi di Breaking Bad, ragazzi? Cioè. Breaking Bad per me è la serie perfetta. Tu invece non guardi horror, mi pare. O comunque non ci stai molto in fissa con gli horror. Non mi danno grandi emozioni, cioè... Non... Ne ho visti un po', però... Non no. ti ispirano niente. No. Poi c'è, Scusa, dobbiamo rispondere perché l'ho letto. Noi hey, 6... siamo qui per questo adesso. 650 volte Fringe. La serie. Fringe a me non mi è piaciuto. manca a me non mi è piaciuto per niente eh, oh, eh. E mi ricordo che c'è stata una discussione con uh, Momo che mi parlava del fatto tipo Sì, vabbè ma tu le prime due stagioni falle andare poi dalla terza diventa eh, figa capito. quella è stata la cosa che mi eh. ha convinto che non lo voglio <ride> no, vedere. Non lo vedere cioè proprio no perché se io di una serie che dura, non so adesso se 5 o 6 stagioni, me ne devo magnare due a caso. Per poi arrivare la terza che comincia ad avere senso. E allora proprio non la no, voglio infatti. vedere. Cioè, Fringe no, l'ho trovata abbastanza ridicola, non lo so. Dicono Fleabag bravissimi. Oh, Chi è? Sta. Noemi? Noemi, flibag, sono d'accordissimo. Fleabag me la sono magnata come serie perché tra l'altro è piccolissima, brevissima, su Prime Video. Mm -hmm. Perfetta, cioè proprio bella, tutto giusto. Poi chiedono se ci è piaciuto Freaks, non lo so se tu ti ricordi questa no. serie che avevamo fatto <ride> un po' di tempo fa. No, Qui ma... dice Nico Zucca 2, uh -huh. Matteo ho visto le prime tre puntate di Daddy, sei responsabile di qualche lacrima, qualche, qualche, mannaggina. Mannaggina, prima o poi Mannagina. arriverà, prima o poi arriverà, poi c'è, aspetta. C'era un'altra cosa che, che ho visto spesso con la coda dell'occhio. Avete visto Suits? Sì, Suits? No, io non l'ho visto. Io so che a te tutto. piace molto, ti ha fatto impazzire, particolarmente Mad Men mamma mia madman madonna madman che buono, ora mi rivedo madman perché devi dire queste cose che eh, mi rovini io me la ricordo, la siccome vita... poi la chiedono spesso madman eh, io Mad mi ricordo Man, che rega, la cioè tanto. allora a parte che parla di una roba che a me fa impazzire perché all'inizio della pubblicità uh -huh. quindi proprio le prime agenzie pubblicitarie che molte sono le stesse che sono ancora in piedi oggi certo. ehm, e la cosa folle cioè che mi è piaciuta un botto è che la fotografia di Mad Men evolve come la fotografia delle pubblicità del tempo. Quindi la hanno prima giocato. stagione... Hanno giocato la prima stagione? Mm -hmm. Eh sì, la prima stagione è tipo casa sua del protagonista, sembra la casa proprio tutti i colori pastello, mm -hmm. il sole morbidissimo che arriva e che ti illumina tutto, ombre le delicate, man mano che va avanti diventa tutto più reale, più tangibile, come succedeva anche nella fotografia del... Mm. in genere della televisione, della pubblicità. Che bomba! Io ho visto un paio di puntate, non lo so, mi stava annoiando, ma credo che era il periodo in cui l'avevo visto che non era perfetto e quindi mi sono detto no, vabbè, poi la riprenderò un'altra volta. Come per Better Call Saul, che qua adesso ultimamente si parla tantissimo di Better Call Saul. La mia idea è: Better Call Saul è uscito da. Cinque anni, quattro anni, più o meno 4-5, eh, so anni. Eh, so, tipo 5 stagioni. Quante so, 5, 6. 5, quanto 6. siamo arrivati? Se ne è parlato tantissimo all'inizio, quando dovevo uscire, poi se ne è parlato un po' me verso per tutto il resto e se ne sta riparlando tantissimo adesso. La mia idea è che se ne è parlato tantissimo prima di uscire perché la gente stava aspettando qualcosa che potesse un po' continuare. Breaking eh, Bad. Sì. Poi hanno capito che non continuava Breaking Bad, non c'aveva niente a che fare con Breaking Bad se non un personaggio e quindi se ne è parlato molto poco. E adesso invece se ne sta parlando tantissimo perché finalmente la storia di Soul si va a, mis a mischiare con quella di Breaking Bad. Non lo so, questa è la mia idea. Poi magari è sbagliata, cioè quasi sicuramente è sbagliata. Però la mia idea è questa. Tu, tu la stai. Io è seguendo? uno di quelli. Forse è la prima volta in cui uno spin-off mi piace mm -hmm. e continuo a seguirlo, anche se non c'entra poi più molto con la storia de della serie da cui era tratto. E lui come personaggio a me ha sempre fatto impazzire. Sì, cioè, sì. quando è apparso in Breaking Bad, io ho proprio detto, mamma mia, che bravi, mm -hmm. geniale, tutto geniale. Però nello svolgersi di Better Call Saul, lui ha proprio un carattere molto forte che se improvvisamente sparisce a Breaking Bad, forse per quanto mi riguarda. Lui Io regge. me la accollo comunque, lui sì. cioè, allora a me fa morire il rapporto che c'ha con lei, con la, la Tizia, mm -hmm. la, la, la compagna. È, un, è una roba lì a livello di scrittura è pazzesco. Ci sono dei momenti in cui loro condividono la sigaretta o condividono la sigaretta e la birra, oppure lei fa una cosa e lui la segue a ruota perché sono una. loro si amano ma non si inculano, mm -hmm. ma poi si amano. È tutto pazzesco. cioè A me quella roba fa impazzire. A livello proprio di personaggi Io questa cosa del rapporto ehm... sì, eh, sì Lorenzo va bene Io questa cosa del rapporto Fra una persona e l'altra Cioè fra una coppia Mi è piaciuta invece tantissimo Quella di House of Cards eh, di io House Cards come sai Ho visto la prima stagione e l'ho mollata Quella di Chiavi Spesi E eh, lei adesso non mi ricordo come si chiama Che avevano anche loro questa cosa soprattutto con la sigaretta perché che fumavano davanti alla porta davanti ah, alla sì, finestra sì, sì, anche nella prima stagione esatto quando dovevano uscire ed era quella cosa che eh, doveva che era un po fuori no perché non si deve fumare lui è un personaggio politico in America ce l'hanno molto con la politica quindi, con la sigaretta col fumo quindi non si deve fumare eccetera, eccetera e quindi era quel loro momento di, di trasgressione e questa cosa mi è piaciuta molto. È che Prato, a me piace scusa proprio, Matteo il Santone non... dello svapo ci sta ospitando. Quindi ringrazio Matteo, ah. il Super Santone. Stavi dicendo? No, è che loro sono la cosa meno romantica che ti puoi immaginare. Cioè, mm -hmm. a differenza di tutto quello che ho detto fino adesso, no, che sono passato proprio come il Moccia della situazione. Federico Moccia, Federico moccia. Eh, della situazione. Però loro invece sono proprio la cosa che tu non vorresti vivere, probabilmente. Una storia mm -hmm. tutta sbagliata. Ma. Che c'ha proprio che si regge in piedi su qualcosa che tu non capisci, non la capiscono manco loro. E a me piace un sacco quella serie, è cattiva. Ci sono dei momenti, no? Walter White a un certo punto diventa praticamente uno stronzo atomico, no? diventa Beh, sì. cattivissimo, eccetera. Ci sono dei momenti in cui Walter White sembra una pecorella rispetto a quello che fa, eh, ehm, che fanno i House of Cards. Perché ovviamente quello che fanno. quello che decidono loro, quello che muovono eh, loro. È un attimino diverso. Coinvolge il pianeta. O comunque coinvolge almeno tutti gli Stati Uniti. Quindi è. E lo fanno in una maniera così tipo tranquilla che non se ne preoccupano neanche più di tanto. È fighissimo. Rispondiamo all'ultima, dopodiché abbiamo detto per mezzanotte. No, ci abbiamo ancora dieci minuti. Matteo, hai visto? Sei l'italiana preferita? Boris. Eh, forse Boris. Boris. Su burra a me fa schifo. Ah, beh. Vabbè, no, Boris, Boris. Sì. Boris. Perché a me Gomorra, per esempio, la prima stagione mi ha fatto fare un commento simile a Dogman. Mm -hmm. Cioè tipo, ah, vedi? Quindi anche noi lo sappiamo fare. A un certo punto ho sentito un po' di... No, mm. no di Italia. Come mm -hmm. sem sofastanis, la e della situazione. A un certo punto ho sentito un po' i soldi che dovevano essere sì. fatti. E quindi che era tutto un po' ridondante. A me, questa stessa impressione invece me la diede il romanzo criminale. Che non ho visto. Il romanzo criminale che viene prima. Mi ha dato questa impressione. Quando ho visto la prima puntata, comunque, le prime puntate di romanzo criminale, mi sono detto: A ah, cazzo. Ma quindi le riusciamo a fare le serie bene. Cioè, quindi, cioè, se, se ci mettiamo lì, Iapotemo fa Akab. È un film. E a me non è piaciuto. L'ho trovato noioso. Gomor eh, Suburra sia il film che la serie. Io ho detto, ok. Poi c'è gente che ti chiede in sposa: se ti posso. Marina vuole sposarti. Ah, pensavo io dovessi essere la sposa. No, 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 no. Marina vuole sposarti. Ti ci rivedi in Duccio Patanè. Credo sia diretta a me come beh, domanda direi, direi di sì. Io Duccio, beh. Ogni no, tanto du... no, non c'è mai stato l'apri no, no. tutto. Guarda, se mai dovessi arrivare anche solo a un 10% di quanto si è rotto il cazzo di vive, Duccio, mm -hmm. sparatemi, cioè, fatemi fuori, mi dite, va, mi dite vai a coltivare la terra e io imparo sì. a fare il contadino. Sì, perché anche nei lavori quelli un po' meno interessanti, comunque c'è sempre il ok. Fondamentale. Stamo, anche se stiamo a parlare de, che ne so, de, dello stuzzicadenti, però almeno meno quello stuzzicadenti, illuminiamolo bene, facciamolo vedere bene, eccetera. Sì, è la base, fare ogni lavoro come se fosse il più importante. Sembra una roba scontata, ma è una roba utile. Poi c'è eh, xchiax95 dice: Romanzo criminale è il film, è bellissimo, la serie tv un po' meno. <ride> Non ho visto nessuno dei due, <ride> io ho visto sia l'uno che l'altro. Onestamente, mi sono piaciuti tutti e due. Semplicemente, la serie DV ha più tempo, essendo una serie di V, ovviamente c'ha molto più tempo per raccontare tutta una serie di cose. Non mi sento di dire se uno è più bello dell'altro dell perché li trovo uguale Poi hanno, hanno tirato fuori 000. Tu l'hai visto 000, ma è la nuova serie di che parla di droga, di cose, però stavolta da Napoli si sono spostati in Calabria, almeno. <ride> Cioè, Napoli c'entra sempre perché figurati, però si sono principalmente spostati Bravo. in Calabria. Sei stato il Ceni della situazione. Eh, ma, lo, ma nella serie è così: cioè non è colpa mia, in un modo o in un altro. Napoli c'entra sempre, però si sono spostati in Calabria ed è, è partito. 000, secondo me, parte fighissima, però poi crolla su se stessa. Perché sono tre storie che si intrecciano e la cosa figa è che per raccontare. Unire le tre storie molto forti ogni tanto utilizzano un po' dei sistemi tipo flashback, cioè ti fanno vedere un pezzettino hey. di una cosa che tu già hai visto e poi a un certo punto la camera se ne va da un'altra parte e segue appunto l'altra storia. E nelle prime due o tre puntate è veramente figa questa cosa, poi questa un po' se la scordano, poi c'è una puntata che ti serve solo a parlare della mafia messicana che ti ammolla completamente. Cioè, ti annoia tremendamente perché esce proprio completamente fuori da quella storia lì. Ma racconta un'altra cosa, e wow. ah beh, non ta sconfinferato. No, a me no. Qui leggo invece, sì? Martina, Martina Zanetti, che diceva: Ma Dottor House, Dottor eh. House, io l'ho seguita in un modo totale, cioè, proprio mega fan di Dottor House, mega fan. Tutto. Lui il personaggio è scritto da Gesù in persona, è perfetto. Mom, Guarà, me devo riguardare pure Dottor House. Okay, che vedo. voi sappiate, Dottor House è su qualche piattaforma sì, di queste credo nostre. Sia su Prime. Credo che sia su, su Prime. Prime. Mannaccia, speravo non ci fosse. poi invece c'è chi chiede: chi era? Aspetta, devo trovarlo. Eh... Chi ha detto il camino? Qualcuno ha scritto il camino. Perfetto. Quanto ce ne sarebbe da parlare sul camino? Perfetto. Eh, me lo so, perso, perdonami. T'ho letto, ma ti ho perso. Vabbè. Su Prime. Mannaggia, tu volevi parlare di El Camino? Se vuoi. No, il camino è. Io posso dire, la, te l'ho già spiegato come la sì. vedo. Credi sia fattibile come spiegazione qui su questa piattaforma? Vai, vai. È. Tu, tu edulcora quello che devi dire. Eh no, esatto. Eh, lo so. È quando c'hai un ex. Non è che torni insieme alla ex ma ri ti ritrovi a far roba fisica con la sorella della ex, cioè, esatto. capito che lontanamente ti ricorda la storia che hai avuto, ma non, ma non è quella, è la sorella. Non... E è quindi per, roba. Me, per me il cammino è stato il momento con la sorella di Breaking Bad, ma proprio che non c'entrava niente, proprio che io l'ho visto e ho fatto uh, uh, ma perché, ma, ma potevi perché? non farlo? Ma perché? Ecco, per fortuna stanno ridendo. È il cammino è totalmente inutile. Poi, ragazzi, ogni tanto vi vedo scrivere sempre la stessa cosa. Io risponderò nel modo in cui forse mi capirete. La eh. casa di carta fa cagare, va bene? Non ci piace la casa di carta, fa schifo. Prego Matteo, scusami, ma no, io, io non credo ti faccia bene al cuore. Cerco di essere incisivo ogni volta che mi parlano della casa di carta. Che secondo me lo fanno per farmi incazzare. Perché è dalla prima live che mi chiedono della casa di carta, ed è dalla prima live che io dico: Che fa schifo il cazzo. Però continuano a tirarmela fuori. Quindi non io... capisco perché. La prima stagione io l'ho anche vista della Casa Verde. Ma anch'io l'ho vista. Però. E mi sono. Come tutti mi sono innamorato di Tokyo. Adesso okay. diciamo le cose come stanno. Però io proprio. Ammetti che Tokyo è il personaggio femminile più odioso della storia. Eh sì, ma è un po' quello che te fa. Che una eh. Però di. Anna cioè, serie, gli vorresti menà a Tokyo. Cioè, è, eh. è bellissima, però. <ride> una, se una serie, anna certa, tu la vuoi prendere e. Fargli del male in due modi. Quindi, Adesso non facciamo chiudere. No, 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 no. andiamo avanti, andiamo avanti. <ride> sì, 97 minuti di applausi. Bla bla bla, eh, però eh, giova. Ma la casa di carta esatto. Me lo fanno apposta. Il buco non l'ho visto. Io non l'ho visto il buco. L'ho visto. visto buco. Eh, chi è? Che cazzo, ma cos'è sto buco? Ma io non ho capito perché è, sc è scattato il fenomeno. Il fenomeno del buco. Cioè, oh, un film ok. Perché no? Mm -hmm. A un certo punto ho detto, ah, magari no. E poi a un certo punto, ancora più avanti, ho detto, oh, ecco, Basta. questo è un po' il buco. Però ecco, non è il film che consiglierei a qualcuno. No, gli non ultimi... ho capito mm. quale sia il processo per cui è diventato quel film di cui se ne deve parlare così Ma, tanto. Allora, io non l'ho visto e ad, a questo punto se ne è parlato talmente tanto che ho deciso che non lo vedrò mai. Perché di solito, quando ah, la gente parla sta. tanto di qualcosa, il, il, io reagisco con vabbè, allora non lo vedo. Certo proprio no per prescindere, perché se c'è troppa polemica mi dà fastidio. Però parla un po' di questa situazione che stiamo vivendo, vagamente ah, è, allora, è incredibilmente simile a una lettura dell'inferno okay. dantesco? Okay. no? I gironi dell'inferno. Mm. È. È tutto simbologia, è troppo simbologia. Diciamo che io ho okay. sofferto un po' il fatto che sia incredibilmente palese che cosa sta succedendo, ma proprio c'è i personaggi, Vabbè, ti dico quello che si vede nel sì, trailer. Sì, no? ma me, vede... me lo puoi pure raccontare, a me degli spoiler non no, me ne frega un cazzo. Non lo voglio fare, però insomma eh. parla di un tipo di prigione molto particolare, mm -hmm. basata a livelli dove tu ti ritrovi in, in cella con qualcuno. Questo è mm. la situazione okay. e il primo personaggio con cui il protagonista si trova in cella, eh, cioè tipo si possono portare un oggetto, il protagonista si porta un libro, l'altro si porta il coltello, quindi uno è quello che mh, dà ento. importanza mm -hmm. alla al pensiero e l'altro è quello più impulsivo che è tutto così, mm -hmm. tutto. Mm -hmm. Cioè ogni cosa è un simbolo che rappresenta qualcosa, però non che bello, quanto è profondo, ma tipo e basta, ho capito okay. che mi vuoi raccontare, non serve che mi aggiungi quest'altro elemento. E quindi non lo so, io a un certo punto ho proprio l'ho visto perché va bene così, perché non è che se me levi un'ora e mezza della mia vita Rosico, anche perché però... ce l'abbiamo avuto di tempo libero in questo esatto. periodo, quindi uno dice vabbè, E va. poi comunque quando ho visto la notifica Netflix con eh, è pronto per te il buco, è uscito per te il buco, ho fatto vabbè, lo devo vedere per allora, forza, siamo in no, quarantena, che devo fare Basta, Matteo, l'ultima, Chernobyl e poi abbiamo chiuso. Qua. Ah, meraviglia, a me è piaciuta tantissimo. Bello, che devi dire? Che non c'è niente no, di... Vedetela, se non l'avete vista vedetela, bomba. Chernobyl, purtroppo non ci può essere una seconda stagione, cioè purtroppo Beh. a livello di storia non ci <ride> può essere una seconda stagione, ovviamente, perché è una serie di... Di... storiografica. C'è Zero di X, te lo ricordi? Che è ci senso, saluta. Ovvio, ciao zio, come stai? Purtroppo... Enrico Caro Enrico, esatto, purtroppo non ci può essere a livello di storia, appunto, una seconda stagione, però peccato. Perché... Però perfetto. Poi chiedo Bellissimo. se faranno una serie sul Covid. Molto probabilmente, non lo so, ha idea, Beh, penso di sì. Cose sul Covid usciranno per forza. Eh, sì. No, già ci sono dei documentari, comunque. Cioè su Netflix Avvero? qualche roba. Ah, sì, è, su Netflix sì, qualche ehm, cosa in più poche COVID, parole cioè, è, è un episodio. Sì, sì. Si chiama in poche parole. Non me lo ricordo, però ho visto Vabbè, che c'è il, il virus, la palletta coi Credo sia in poche parole. Cioè, gli dice qualcosa, oh, è mezzanotte 00. Sì. sì, sì, infatti mezzanotte mezzanotte è mezzanotte. Ah, è... Infatti, vedi? Bip bip. Eh sì, qua c'è gente che mi fa. Eh sì, in poche parole dice Lorenzo. Ecco, È esatto. eh, mezzanotte 00 sono due ore e mezza che siamo live. Stacchiamo, quindi. Sì, sì, Daniele. Devi fare... eh, lo, fanno, lo fanno i ragazzi. Fanno ah, il ride. Ho detto la chat e ho fatto finta di sapere cosa stesso. Mi succedendo. hanno chiesto a chi lo facciamo, lo facciamo a Dario Moccia. Lo facciamo a Dario Moccia e Ride e gli dovete scrivere: Ti salutano, Matteo e Giovanni della Slim Dogs. Elaborata questa cosa. Ragazzi. Allora, vi ricordo che domani sera saremo in live non qui. Alle nove e mezza, ma sarò in live alle nove e mezza sul Twitch di Slim Dogs. Con come live hanno fatto? Saremo io e Mauro. E ci saranno anche Richard e Frafrog perché il come live hanno fatto si, di domani si collega al come cazzo hanno fatto di venerdì che è uscito sul canale YouTube della Slim Dogs. Se non l'avete visto andatelo a vedere perché il come live hanno fatto è un'integrazione di quello che eh, Marco Mauro e Richard, Marco Mauro, cioè, Adriano. Marco Mauro, Richard e Frafrog hanno parlato nella puntata su YouTube. Se il canale Slim Dogs sicuramente lo conoscete, se non lo conoscete qua in fondo non, non ci siete ancora andati, c'è il pulsante sotto nel mio canale per andare direttamente là. Questa settimana, venerdì, ci sarà anche Matteo qui con il suo, con il suo format che farà delle cose con... non so Matteo, di tu se c'è qualcosa che si può dire... Sarà una chiacchiera non proprio completamente usuale con persone che lavorano in questo settore nostro del fare i video, persone che sicuramente conoscete, ma che magari chiacchiere di questo tipo ancora non se ne sono state fatte tante. Quindi vediamo che succede, esatto. Eh, ma il nome del format alla fine eh. è credo non ci sia ancora. però lo Matteo lo devi eh, chiagliare so, da io, qui a breve penso. perché io devo fare delle cose per cui il nome mi serve, è vero, quindi Molto tiralo vero. fuori a breve. Vabbè ragazzi, vi ringrazio per essere stati qua. I film di Matteo, ve li ripeto per l'ultima volta, sono Il gigante di ferro, il primo episodio di Lost, se mi lasci di cancello, il concerto live The Coldplay, quello andato su YouTube, Blue Valentine Drive, Fight Club, App, Rolling Thunder Review, Above Dinah Story, Dogman di Garrone e Wall-E come in extra, pazzesco. diciamo così. Hai visto? Ma io, eh, lo, eh, Daniele mi ha scritto prima Lorenzo e poi Daniele. quindi sono degli assassini. Quindi ringrazio Daniele, Lorenzo e Martina per aver fatto da moderatori a tutta questa storia. Grazie, Matteo Bruno, che non ci vediamo da tanto, ma ci sentiamo spesso per fortuna. A meno Davvero. questo, mi ricordo che comunque te devo 70 euro. Quindi adesso poi facciamo qui la colletta per ridare i 70 euro. Matteo, <ride> no, Bruno. no, 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 ovviamente non sto scherzando. Grazie ragazzi, Dai. Lorenzo, Daniele, qualcuno preparate il live a Dario Moccia, scrivetegli come vi ho chiesto, per favore, ci, vi saluta ti saluta Giovanni e Matteo della Slim Dogs. Ciao ragazzi, buonanotte a domani. Dai. Ciao 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 ciao. ciao, ciao.